Siamo online? Sì, vedo un live. Te lo dico subitissimo. Allora, io lo controllo da... Sì, ovviamente con il solito lag, ma siamo online. Sì, mi è arrivato il messaggio adesso. Perfetto. Buonasera amici, Ciao a buonasera a tutti. tutti quanti. Ciao. Adesso... Ciao, ciao ragazzi. Ok, un attimino che sistemiamo. Perfetto. Va bene, serata live un po' particolare. Prima serata live con ospiti, alcuni degli utenti del mio canale, a parte dell'OSTC che è un utente del canale, altrimenti non era neanche qua, ma è anche lo conoscete più o meno tutti, e quindi abbiamo un ospite extra, chiamiamolo così. Va benissimo. Non so come presentarveli, allora facciamo in modo che si presentino da soli. Partiamo da Igor in ordine, diciamo, orario. Igor, Fabio, Guybrush e Giuseppe, dello SCI. Ciao, allora, Igor, io sono classe 77, per chi interessa, diciamo. Sono programmatore cioè, informatico elettronico per passione da una vita, da sempre, sostanzialmente. Prima di andare all'elementare mi ero appassionato a questo mondo, poi grazie a mio zio che aveva il Commodore 64, mio cugino che era un elettronico, la schema. Quindi all'età di 6 anni ho stressato così tanto mia mamma che mi ha regalato il mio primo computer, il Commodore VIC20, su cui quando è arrivato a casa già sapevo lavorarci, un po' fare quelle cose che può fare un bambino di 6 anni, però avevo preso dimestichezza con quello di mio zio. E quindi da lì è iniziata la mia passione, la mia carriera, che è anche il mio lavoro di adesso, programmatore, però anche con impronta sull'elettronica, diciamo, una conoscenza anche degli schemi elettrici e quindi sul mondo più embedded, piuttosto che programmazione lato cioè. E questo sono io. Perfetto, Igor, intanto salutiamo Eros Zarantello, MD Microcanale, Gioemme, Alessandro Chioccia, Jazz Italia, Mosso 6510, ciao, Alessandro Tedei e Davide Lucci. Quindi serata un po' particolare, ci teniamo compagnia un'oretta e mezza circa dovrebbe essere, poi vediamo un attimino come va a finire il discorso. Ciao Francesco Bianchi, Salvo Cristaldi, che vi si trova in chat, entrerà insieme ad altri quattro persone, quindi ci alterneremo, saremo due gruppi, un primo gruppo, quelli che vedete adesso, un secondo gruppo che entrerà successivamente, poi vediamo se facciamo chi rimarrà una sorta di mix. Sono diventato dislessico alle prime battute, andiamo benissimo. Allora, presentiamo il nostro amico Fabio. Ciao a tutti, io come ha detto Domenico mi chiamo Fabio, come lavoro sono progettista nel campo della microelettronica e naturalmente l'elettronica fa parte da quando ero piccolo, non è la mia sola passione però. E io in effetti diversamente da molti, il mio primo computer che è entrato in casa è stato uno ZX81 della Tecno. Però poi piano piano li ho conosciuti tutti, differenti, come il 64, è entrato poi l'Amiga e poi se abbiamo modo anche di sapere e di conoscerci pure negli anni 2000 tutti i PC che noi abbiamo assemblato o manipolato. E quindi sono iscritto a questo canale appunto per essere un pochettino in contatto con altre persone che hanno questa stessa passione in particolare della Commodore e quelli a cui gli 8-bit sono molto più affezionati. Benissimo, Fabio, ha introdotto qualcosa che era una settimana che me l'ero segnato e me lo sono dimenticato. La domanda che volevo fare a tutti quanti è: lui mi ha letto nel pensiero, sarà che abbiamo un legame con la Thomson, una storia vecchia che ci siamo scambiati, già se la ride il vigliaccone, ho scoperto che mi ha fatto uno sgarbo molti anni fa, non sapevo che era lui, non è vero. Igor, ritorno un attimo da te, perché la domanda che volevo fare a tutti, e Fabio ha dato già la risposta, come mai sono utente del canale, perché sei fra noi, a parte la passione, eccetera, eccetera, tutto lì. Me l'ero tenuta per dopo perché immagino che fosse una Le presentazione. perle ce le giochiamo subito. No, no, Di assolutamente. mutola, però. Ovviamente
per la mia passione, quando non sapevo cosa fare nel mio tempo libero, quando andavo su internet, cercavo la mia parola magica di ricerca, era sempre comfort, no? Quindi prendevo informazioni un po' varie, qualcosa su Bitcoin, qualcosa su quant'altro, finché sono capitato per caso su uno dei tuoi video di riparazione, che devo dire mi sono gustato dal primo all'ultimo secondo, mi è piaciuto talmente tanto, per cui sono andato a vedermi un po', penso di aver visto non quasi, sono trovato un canale fantastico in cui sono iscritto perché rispecchiamo un po' la mia passione per il comodo, cercando su internet comodo ogni due mesi per quella parola lì, e un po' insomma mi spiegava anche come erano fatti, come erano fatti più o meno, insomma, sapevo perché gli schemi li avevo, ma anche come si può lavorare per provare a ripararli. Quindi, tant'è che fino a tre mesi fa io avevo il mio B20-64, adesso ho tra B20-464, un 128 e così via, insomma. Quindi è stata un po' la mia ricerca continua che mi ha portato a te. Perfetto, Igor, ho perso due secondi di tempo perché ho notato che Giuseppe Stassi invece c'è un problema al microfono, ho dovuto mutarlo per evitare un rumoraccio che si sente di fondo. Vedi se puoi abbassare il gain o qualcosa del genere. Vabbè, abbasso io il volume da qua. Prova a dirmi qualcosa, Giuseppe, così. Sì, mi senti? Perfetto. Abbassati da qua, si sente sotto fondo, ma è molto meno presente. Grazie a chi me l'ha segnalato in chat. Intanto approfitto per salutare Ross, Pasquale Bianco, Saveri Russo, Massimiliano Pascuzzi, Ferdinando Taddei, Pasquale Emanuele Bianchi, vabbè. E lui lo vedremo più tardi. Marty McFly, buonasera. Allora, la live non è stata come al mio solito, perché io sono un youtuber numero uno, quindi non l'ho sponsorizzata da nessuna parte, è proprio un'improvvisata, quindi chi ci sarà, ci sarà. Intanto poi la si vede in differita. Per bene. Quindi continuiamo con le presentazioni, andiamo a Stefano Gai Brush. Sì, ciao a tutti. Innanzitutto volevo ringraziare Domenico dell'invito, mi fa piacere essere qui con voi. Io lavoro da 22 anni per una multinazionale di trasporti americana e sono fin da piccolo sempre stato appassionato dei computer. Sono praticamente, ho iniziato con il Commodore 64, prima avevo il vecchissimo Intellivision, ma non era un computer, era una console, poi mi regalarono il Commodore 64 e da lì è stato un crescendo. Sono passato dal 64 all'Amiga 500 per finire poi da ragazzetti di 15 anni con l'Amiga 600 HD. Dopodiché non mi ricordo nemmeno come ho perso praticamente tutto quello che avevo da ragazzo, quindi l'avrò buttato via, non lo so, non l'ho venduti, quindi sicuramente li ho persi, li ho buttati via col tempo. Quando sono passato poi successivamente un crescendo al PC, al Mac, eccetera, eccetera, fino alla mia età, ora, dove qualche mese fa ho avuto la fortuna di vedere per primo un video di Domenico. Io nella realtà stavo cercando per assurdo un video della riparazione di un telefonino, della scheda madre di un telefonino, e ho visto il video di Domenico, mi sono appassionato talmente tanto che in qualche mese praticamente mi sono ricreato tutto quello che avevo da ragazzo, quindi Commodore 64, Commodore Amiga, monitor, tutto quello che avevo perso per 30 anni. Io poi nel tempo libero faccio il programmatore, quindi lavoro da una parte, diciamo, un lavoro serio, e da un'altra parte faccio il programmatore, ho delle app nei vari store. Ho dei vecchi software per cui mi avevano addirittura offerto tanti una quindicina d'anni fa di andare a lavorare nella Silicon Valley per la Sun Microsystems. Io non sono andato perché mi stavo sposando, quindi mia moglie non sarebbe mai venuta e ho deciso di rimanere, e quindi ho portato avanti questa passione a livello hobbistico. Programmo, faccio dei programmi su PC, dei siti internet, faccio delle app, dei giochi in 3D, insomma un po' di cose.
mi diverto. E in Perfetto, più hai già... sto Sì. imparando, sto cercando di prendere il meglio di tutti da Domenico, perché quello che fa Domenico, secondo me, è magico. Riuscire a riparare una macchina che è meravigliosa. Quindi lo seguirò per sempre, credo. Va bene, dopo questa dichiarazione d'amore in diretta, intanto l'ha fatto. Vabbè, ah, ok, è ritornato. Sì, Dove eravamo scusate. rimasti? Quindi, Gebrash, intanto un attimo che controlliamo la chat, perché io sto guardando. Ok, ciao Carmine, ciao Simone, ciao Francesco Molinetti, Pippoman, ciao, buonasera. Simone è il mio migliore amico, è venuto a vedermi. Ciao Simo, grazie. Ok. Pippoman dice: ho visto per caso la notifica, è una live segreta. Se fosse segreta non ci avrebbe trovato. Infatti ne abbiamo fatto due di segrete. Noi ci siamo divertiti tanto perché era una cosa tra amici, però non è pubblica per il momento. Passiamo al nostro carissimo amico Giuseppe, che ha una sorpresa questa sera, anzi ce l'ho io, me l'ha fatta lui a me. Qui è praticamente un maestro d'arte, ma un bravissimo programmatore Amiga. Ma soprattutto ha fatto un lavoro di grafica su un gioco che adesso vedremo e poi capirete il perché. Andiamo con Giuseppe. Sì, ciao a tutti. Ti blocco un attimo perché programmatore, in realtà il gioco non è stato programmato da me. Okay? Io ho Sì, c'è scritto lavorato alla prima cosa. design di Sì, Giuseppe e quindi ho tu hai fatto la grafica. lavorato, sì, in quel caso ho lavorato alla grafica, anche perché ai tempi proprio di programmazione sapevo qualcosa in Basic, non più di tanto. Ho iniziato a lavorare ad utilizzare il primo computer 8-bit, l'ho avuto intorno ai 14 anni, quindi andavo al primo anno di liceo. E da lì, ovviamente, come penso un po' per tutti, è nata un po' la passione per l'informatica. Dopo, il primo computer è stato un Olivetti Prodest PC128, quindi invidiavo tantissimo chi aveva il Commodore 64, no? Perché PC128 era una macchina bella, ora la apprezzo tantissimo, però per quanto riguarda i videogiochi era una cosa terribile, nel senso, poverino, ha soltanto il processore, che è tra l'altro un 6008, 6009, che penso sia il papà un po' del 68.000 dell'Amiga, però non aveva né chip grafici né chip audio, quindi insomma i videogiochi erano quello che erano. Da lì, forse per questo motivo, è nata un po' la passione, per la voglia di cercare di capire perché altre macchine avevano queste potenzialità, invece il mio computer, tristissimo, no. E così ho cominciato Poverino. ad appassionarmi un po' alla grafica, alla programmazione. E quindi così, dopo il PC128, in realtà mi sono procurato anche un Commodore 64, dei Commodore 16. E poi sono passato all'Amiga, pur mantenendo sempre il PC128, che comunque è stato un computer che comunque ha segnato un po' in un certo senso il mio percorso nella storia dell'informatica, perché devo dire aveva un ottimo basic, quindi per quanto riguarda lo studio e la programmazione era un'ottima macchina, per i videogiochi decisamente no. Comunque poi finalmente arrivò l'Amiga e da lì iniziai ad approfondire un po' il settore della grafica. Io ho fatto studi artistici, per cui insomma, l'Amiga era perfetta come macchina, no? E così, insomma, da lì poi è nata, come per molti di noi, perché in un certo senso io dividerei la categoria di quelli che si erano appassionati all'Amiga in quel periodo in due. C'erano quelli che pensavano soltanto ai videogiochi, a giocare, a divertirsi con i giochi. E poi c'erano quelli a cui i giochi magari piacevano, però non tanto per giocarci, ma più che altro per capire, insomma, perché era uno strumento che permetteva di capire le reali potenzialità della macchina. E io infatti era questo che apprezzavo dei videogiochi. Magari stavo lì a guardare degli amici giocare, però magari non ci giocavo direttamente. Se pensiamo ai videogiochi, forse l'unico che ho giocato è stato Tarrican, i vari Tarrican, che l'ho giocati e l'ho apprezzati. E poi poco Scusami dopo comunque c'è stato. Giuseppe, ti interrompo Sì. perché MOS 6510 credo che abbia frainteso, perché mi fa nella chat: ma come? Punto esclamativo e punti interrogativi a non finire. Il C128 aveva tre modalità, 64, C128, No, VIC2, DC0, perché non ha capito che era l'Olivetti Prodest sì, un 128 che Olivetti Prodest stava sul PC128, 128. sì, che in realtà è una macchina francese prodotta e commercializzata in Francia, che la Olivetti nell'87
ribrandizzo e la commercializzo anche in Italia. Però non ha nulla a che vedere con il Commodore 128. Esatto, ma puntualizzato, cioè abbiamo Trekfan, che è un altro, è l'amministratore del canale del gruppo Telegram, che ha sottolineato la cosa. Sì, e da lì appunto, poi insomma la passione amica e la voglia di fare un videogioco, e così già dal liceo, dai primi anni del liceo, con un mio compagno che anche lui insomma era appassionato di videogiochi, abbiamo cominciato a pensare a come realizzare un videogioco. Noi lavoravamo nella grafica, con la programmazione eravamo proprio le prime armi, e ci siamo resi subito conto che per realizzare qualcosa di interessante, di competitivo, occorreva un programmatore serio, insomma, uno che lavorasse in assembly. E così finalmente abbiamo trovato questo programmatore, abbiamo iniziato a lavorare a questo gioco, che appunto è Agricola, quello di cui hai già postato. Vedremo fra un po', eh? Sì, va bene, sì. Questa penso che come introduzione sia sufficiente. Poi se hai qualche domanda o se avete domande rispondo. La domanda è la stessa di tutti gli altri. Come hai beccato questo canale? Perché sei registrato e fai parte di noi. Ok, ho beccato il canale. Vabbè, io ti conoscevo già da un po', perché un po' ho sempre seguito un po' quello che riguarda le retromacchine, no? Perché dicevo, sì, ho tuttora diverse macchine 8-bit, ho due Commodore 16, nessuno dei due funzionante. Poi ho tutti gli Amiga che ho avuto, che sono stati miei, li ho ancora, quindi ho un Amiga 500 che è stato il mio primo Amiga, poi il 1200 e anche il 4000. E ho cos'altro? Poi così mi sono capitate per le mani uno Spectrum, un ZX Spectrum 48K, un MSX, li tengo, quelli non fanno parte della mia giovinezza, mi sono capitati durante... nel corso degli anni l'ho tenuti, e poi ho il PC 128, che è sempre stato accanto a me, quello oltre alla mia, assieme all'Amiga mi ha fatto compagnia il PC 128. Ok, non abbandonare l'Amiga, perché non devi abbandonare il gioco. Parecchi mi hanno scritto che lo vogliono vedere in qualche modo completato. Sì. Non so se è possibile, devo dire, io mi sono, in un certo senso, mi sono messo in gioco ultimamente grazie ad alcuni gruppi Facebook di retroprogrammazione, in cui ho visto che appunto magari c'erano tanti appassionati di retroprogrammazione e si giocava un po' con dei contest, no? Chi riesce a fare con la macchina 8-bit questo particolare giochino, no? E quindi ho detto, caspita, ora provo un po' a mettermi in gioco, però col PC 128, perché lì il gioco diventava più difficile, perché vi ripeto, era una macchina che dal punto di vista del gaming era veramente... insomma, offriva veramente poco, però ho sempre pensato che in realtà non fosse sfruttata al 100%, no? Perché comunque aveva un ottimo basic, anche delle buone capacità grafiche. Così ho detto, io ci provo, ho sempre pensato, secondo me questa cosa, questo gioco, si può fare in quella macchina. E così mi sono messo in gioco, e ora sto creando anche dei giochi per questa macchina. E l'ultimo che sto realizzando vorrei proprio trasportarlo anche in una versione Amiga. Quindi per questo ti ho portato il 1200, me lo sono fatto riparare. Perché sì, ricordiamo una macchina, diciamo, perché il 500 magari non avendo l'hard disk è più scomodo, però il 1200 insomma mi trovo benissimo, è più comodo. Ora mi dovrò procurare un po' di interfaccia, devo vedere un po' come fare lo scambio di file da PC, da emulatore. Sì, magari con la PCMSIA, mi pare di aver visto in un tuo video. Sì, si può fare. Questo tipo... Potresti collegarli, ci vuole più tempo, potresti collegarli in rete tra di loro tramite seriale. Sì. Perfetto, grazie Giuseppe, che ricordo è, oltre ad essere un utente del canale, anche uno degli utenti del canale, che praticamente ha mandato la macchina, abbiamo il video nel canale, andate lì a trovarlo. Sono quello del pacco nel pacco nel pacco. Il pacco nel pacco, ok, la matriosca di pacchi. Sì. Va benissimo. Dell'OSTC non ha quasi bisogno di presentazione, nel senso che adesso sì, perché ora lo vedo bene. Prima lo vedevo un pochino fuori. Va bene, dimmi allora, passa alla presentazione rapida, perché ti conosciamo. Cosa ci fai tu nel mio canale? No, vabbè, ma... Allora, più che di parlare dell'OSC, l'ho visto che sono un utente del tuo canale, come ha fatto gli altri. Parliamo di Luigi. Esatto, di come. Ma poi dell'OSC è stato
l'ultima tappa per ora, che ho da 3 anni a questa parte, il canale non è che è tantissimo, prima c'è tutto come tutti, una storia dietro ovviamente. E poi tra l'altro ho aperto il canale, ma così perché mi ha convinto un mio amico che lui, adesso non lo vedo ancora stasera, non so se arriverà, Maurizio, che lui ce l'aveva già, ha detto ma condividi le tue cose con gli altri, fai un sacco di cose, sia di elettronica che di retrocomputer. Però diciamo io sono partito un po' come tutti, diciamo da ragazzino, anzi io da ragazzino il primo computer che ho avuto regalato da un collega di mio papà è stato lo ZX81, no? E da lì subito da buon smanettone elettronico l'avevo modificato aumentandogli la RAM, gli avevo messo quella, come si chiama, con una batteria tampone già integrata come quella che ha un Philips CD-i, no? Per tenere i dati, e con un interruttore gli switchavo due banchi di memoria per tenere due programmi contemporaneamente. E quindi diciamo quelli sono stati i miei primi veramente esperimenti. Poi non, diciamo che in passato ho iniziato a giocare veramente col computer, col Commodore 64, ma non l'avevo ancora, ce l'aveva un mio vicino di casa e io al pomeriggio andavo a giocare da lui, no? E c'è passato un po' di tempo prima di riuscire ad avere il Commodore 64, prima ancora mi ero guadagnato uno ZX Spectrum lavorando d'estate, un'estate, e avevo programmato con un ingegnere di Bergamo, con lo Spectrum, con le interfacce digitale o analogiche, così avevo programmato in assembler, un programma che gestiva le telecamere negli autogrill e contava le persone che entravano, uscivano con queste telecamere, faceva poi su dei monitor, insomma, la pubblicità visualizzava, diciamo, queste informazioni, no? Quello lì è stato il mio primo lavoretto estivo, avevo 17 anni, andavo ancora a scuola. E da lì praticamente l'ingegnere di Bozzani che mi ha regalato lo Spectrum con cui ci avevo lavorato, più un po' di componenti elettronici. Poi pian piano, iniziando a lavorare, sono riuscito a mettervi da parte qualcosina di soldi. Diciamo che io il Commodore 64 l'ho comprato praticamente, che ormai eravamo quasi 88, così. E dopo ho preso da mio collega l'Amiga 500, non è stato neanche, a parte l'Amiga 500, non sono passato subito al 1200, ma su seconda mano avevo preso un'Amiga CD32. Poi quello che me l'ha venduto è diventato anche un mio amico, no? Gennarino, che ha lavorato poi. L'ho rincontrato recentemente, dopo 20 anni che non ci vedevamo più, per dire, siamo usciti ancora assieme. Però lui ha tradito la Commodore, è passato la Microsoft. Allora Luigi, non ti banno solo perché hai detto troppe volte Spectrum, Sinclair qua dentro in proprio solo perché siamo amici. Sì. Vedi Stefano che insomma ha già capito. Ok, perfetto. Allora ci siamo presentati più o meno tutti, quindi possiamo iniziare il vero e proprio cazzeggio, chiamiamolo così, anni 80, 90, eccetera, eccetera. Quindi la live di stasera lo sanno in pochi, cioè quelli che sono i presenti, non è una live tecnica, non parliamo solo ed esclusivamente del tuo PC. Vogliamo ricordare un pochino quelli che sono gli anni 80-90 dal punto di vista chiaramente anche e soprattutto informatico, quindi quel periodo storico lì. Ora arriva il problema. Igor sta già pensando, lo vedo già che riflette sul... E adesso che... Mo che gli dico? No, io ci ho già pensato, però non è legato all'informatica. Assolutamente, non deve essere per forza legato all'informatica. Io ti butto lì una cosa che farà forse Come hai ridere fatto? tutti, ti butto lì una roba che forse farà ridere tutti, o forse mi Siamo chiuderai la sessione. qui per Io, questo. negli anni 80, mi ricordo benissimo quando tornavo a casa da scuola a pranzo e in TV c'era il pranzo è servito.
Ok. Un Corrado. Mitiche trasmissioni, quindi. Sì, esatto, mi ricordo un po' come i bambini si ricordano quello che si vedeva un po' in TV, perché se no devo parlarti solo di Commodore, di Quincy, perché poi il mio tempo libero andava tutto lì. Quindi mi ricordo, sì, di queste trasmissioni qua, o della Ruota della Fortuna, del grande Mai Buongiorno, che Abbiamo era capito che per Igor la ruota della fortuna rappresenta la sua giovinezza. Il problema è che stiamo facendo il giro e si sta già disperando Fabio, che passa dalla progettazione dei componenti andando a drogare il silicio con singoli atomi a dover rispondere: caspita, facevi negli anni 80 e 90 per diventare un ragazzone con la cappa tanta? Allora, gli anni 80, secondo me, sono stati gli anni migliori dal punto di vista dell'esplosione degli home computer, e questo vabbè, lo vediamo. Però tiriamo conto di tante altre cose. Sono stati anche, chi è che non si ricorda, per esempio, War Games nel campo del cinema, Ghostbuster, quindi. Allora, io mi ricordo Drive-In, non la Ruota della Fortuna. Sporcaccione. No, era Dietro al sliccio simpatico, c'è dai. anche un'anima. Drive-In era molto bello, però dal punto di vista, diciamo, del cinema e delle trasmissioni, le trovavo molto più tranquille, ma anche gli ultimi, anche i film, ricordiamoci che gli anni 80 hanno sfornato, diciamo, a parte Ghostbuster, Terminator, tutta quella cinematografia che c'era. Rocky, insomma, Master, che proprio ieri Penso vedevo Ritorno al praticamente futuro l'ultima. pure, perché diciamo che a me ha forgiato tantissimo, diciamo, per non parlare poi per chi è trecchista e quindi sa a che cosa mi riferisco. Però il mondo dell'elettronica è stato sempre bello. E devo dire una cosa, quando ho sentito Lost C che parlava dello ZX81, questa macchina che io ancora conservo, ce l'ho qui, ce l'ho. Lo sappiamo, lo sappiamo. È stata veramente la prima incursione informatica in casa, perché io avevo le riviste, le guardavo, ma avere questo scatolotto qui vicino, che poi è una cosa tanta, posso anche prenderlo, ci arrivo. Se vuoi, E non c'è problema. sì, così lo vediamo e faccio anche. In realtà l'avevo preparato per Emanuele, però pensa che mi stia In guardando. realtà sono così cattivo che te l'ho fatto prendere, te l'ho fatto Eccolo. uscire per bannarti, ma mi piace così tanto che non ti banno. No, tu mi. No, io mi devo vendicare dell'Apple. Ah, hai ragione. Quindi questo era una scatoletta che era un macello a scrivere, perché chi conosce bene i tasti non sono la tastiera, quella che siamo abituati. Era un macello perché ogni tasto aveva 5-6 caratteri, quindi ogni volta non sapevi che cosa premevi, praticamente andavi quasi a caso. Però questo ha aperto poi il mondo. Poi dopo di questo è arrivato il VIC-20 e poi tutto il mondo Commodore. Gli altri non sono entrati, Spectrum, fino ad arrivare all'Amiga. Io mi ricordo l'Amiga 500, ci facevo le partite di Battle Chess perché mi piaceva tantissimo l'animazione degli scacchi. E l'ultimo computer è quello che vedete, famiglia 264, il Commodore. Quello è l'originale mio. Il Quello tuo proprio originale, originale, quello. quello sì, e funziona ancora. Ma perché lo Spectrum, lo ZX81, no? No, L'hai preso purtroppo, dopo? allora lo ZX81 mi è rimasto perché ce l'avevano prestato e l'abbiamo dovuto restituire. Quindi questo me lo sono ricomprato, boxato addirittura, Ok. soddisfazione personale. No, e devo essere onesto, non è il mio. Quello purtroppo ce l'avevano prestato perché in quel tempo, non so tutti, non erano in genere le famiglie molto aperte a spendere, sapete quanto costava un computer, quindi dicevo, che ci fai? E allora ce lo prestavano. E all'inizio copiavamo gli stati perché non avevo il registratore, quindi vi immaginate, si copiava il listato, poi si staccava la spina. Buonanotte. Davide mi suggerisce, agganciandosi al drive-in, colpo grosso. Ah, quello era molto troppo in là Sale di con livello. l'Amiga. Era troppo grosso. Comunque, questo è stato gli anni 80 che poi hanno portato, diciamo, me a fare tutto quel percorso nel mondo dell'elettronica applicata e via dicendo. Ovviamente mi fermo qui perché negli anni 90 poi hanno invaso le case dopo che il 94, sapete, vabbè, lo sapete, ha chiuso la Commodore
gli assemblati, e lì poi c'è stato veramente il boom. Ognuno di noi se li, chi magari, se li assemblava, smontava. Sì, più o meno. Diciamo che però già erano personal computer, anche se per Sì, destinazione home. certo. I veri home computer sono stati in effetti Commodore, partendo dal VIC-20, che però non so se ti devo correggere, sto facendo una gaffa terribile, ma è nato prima il VIC-20 che lo ZX81, E secondo perché il me, VIC-20 è nato nell'80, lo ZX81 mi sembrava sì, proprio l'81. però sai Domenico, dovresti vedere l'anno di commercializzazione in Italia. Io pure a Ah, ok. memoria non ci vado, ma se la battono, perché Siamo lì. io mi ricordo che è arrivato, era l'autunno, ciò che poi potrebbe fallire la mia memoria, l'82, autunno 82 a casa, potrebbe, Cosa? Lo ZX81? 81, io mi ricordo che l'autunno erano già passati i mondiali di Spagna, Ok, quindi allora il VIC-20 mercato italiano, vediamo un attimino quando è stato il il mercato italiano, devi vedere, non il lancio, perché forse il primo in Giappone addirittura è stato, Sì, e con lì io non mi azzardo a dare dati perché non mi ricordo. Perché ricordo chiaramente che è nato nell'80 il VIC-20, però la commercializzazione in Italia sinceramente non me la ricordo. E allora all'inizio della vendita in Giappone, Sì. quindi col VIC-1001, in effetti proprio ottobre dell'80, a maggio dell'81 è diventato VIC-20. Quindi maggio, diciamo gennaio, febbraio, marzo, 3 mesi dopo, non solo ZX81, Ma commercializzato in secondo Italia, me giusto? allora il fatto che poi sia è ovvio che il fatto che sia arrivato in un mese non vuol dire che lo ZX81 non sia stato messo prima. Però io ho questa immagine che sia stato l'inverno, l'autunno dell'82, perché so che erano passati i mondiali. Ok, e allora forse è arrivato prima il VIC-20 perché mi sembra che già fine 80 c'era già in Italia il VIC-20. Comunque Sì, siamo lì, però se poi l'ha a me è già arrivato dopo tutto. in casa, quindi vabbè. Volevo prendere, dargli un punticello alla Commodore, capito? Cioè, volevo rubarglielo. Non ha Adriano. bisogno, Domenico, di punti da Commodore, di tavolino. Lo so, però allora il discorso è questo qua. Io credo che uno si appassiona alla macchina che ha avuto ai suoi tempi, quindi potrebbe essere proprio una caffettiera a molla. Se quella là è stata la macchina con cui si è iniziato, la prima macchina da avere, la prima macchina che ti ha inizializzato all'informatica o a quello che poi l'informatica può offrire, chiaramente rimane nel cuore quella, quindi questo è assolutamente normale. Stessa domanda. Gatebrush. Quindi tu che cosa facevi negli anni 80? Cioè, facciamo così. Non è così per il momento perché ho visto che siamo un'ottantina di, no, 65 persone, siamo praticamente soliti, quindi teoricamente siamo tutti ultra 40-50 anni e anche qualcosina in più. Facciamo finta che abbiamo un pubblico, perché poi ce l'avremo magari non in diretta, ma Sì. indiscreta sicuramente. Sì. Di giovani ragazzi che vanno tra i 20, 18, 16, 18, 20, 25 anni. Ok. Allora, io mi ricordo quando mio padre mi parlava lì nel periodo mio era tutto più bello, i giochi erano più belli, non videogiochi, giochi. La musica era meravigliosa, gli spettacoli erano fantastici, i film erano film. Adesso tutte cazzate negli anni 80 perché Rambo, Rocky, Robocop, cose del genere. Per i nostri genitori erano delle cazzate terribili, per noi sono la nostra infanzia, la nostra adolescenza, la nostra tutto, e quindi amiamo quel genere lì. Però io credo che ci sono delle cose che sono relative, queste ne fanno parte, altre cose che sono assolute, nel senso che non possiamo non ammettere che gli anni 80 e 90 è stato un exploit nel mondo dell'arte cinematografica, musicale. È di tutto. L'informatica, la vera informatica casalinga è nata negli anni 80. Prima c'erano i mainframe, avevano le università. Diciamo che quello che abbiamo oggi è l'espansione di quello che è stato creato e abbiamo vissuto noi come dei pionieri in quegli anni lì. Quindi ci sono cose che sono assolute, non si possono negare. E in quanto assolute, però, per poter passare ad una generazione che la mattina si alza, accende il cellulare, ha la potenza di milioni di computer dell'epoca e fargli capire effettivamente perché c'è questa passione, perché erano delle macchine, io dico a misura d'uomo, nel senso che per esempio abbiamo Giuseppe Stassi che ha fatto uno splendido gioco,
senza usare librerie, senza usare chissà quale, come dicono quelli extra informatici, diavolerie per aiutare la programmazione, la disegno. Magari lui si sarà disegnato sicuramente gli sprite pixel per pixel. Adesso ci sono l'AI che ti dice ok, fammi il personaggino con queste caratteristiche e te lo stampa fuori, no? Quindi per me quelle erano macchine a misura d'uomo, così come oggi a misura d'uomo ci sono i vari Arduino. Allora ci sono molti ragazzi, soprattutto delle scuole, che si appassionano di Arduino. L'Arduino, che è una macchina 8-bit, alla fine è una specie di Commodore, anzi meglio più uno Sinclair, visto che non ha la scheda grafica e non ha neanche la tastiera che c'è con Mini. E sono appassionati di quella roba lì perché riescono veramente a metterci mano e a quindi a spremere quell'oggettino piccolino da pochi euro per fargli fare le cose come vogliono loro. Noi abbiamo anticipato praticamente l'era di Arduino con il Commodore 64, con il VIC-20. Gli più smanettoni, come magari Luigi, che ne so, si è costruito l'interfaccina parallela per pilotare le luci, le cose, un minimo di domotica degli anni 80-90, cosa che oggi lo si fa con Arduino. Quindi c'è tutta una cosa che secondo me, spiegata in un certo modo, in maniera semplice, può in qualche modo aiutare ad avvicinare le giovani leve, chiamiamolo così, al mondo retro PC, quindi capirne un pochino meglio le caratteristiche, ma soprattutto l'innovazione che è stata in quel periodo e quindi la voglia di poterle esplorare e conoscere. Tu, Gebrash, che differenza hai trovato tra quello che è stato i tuoi anni 80-90 dal punto di vista informatico e oggi? Perché oggi, con macchine che potrebbero emulare con un decimo della sua potenza tutte le macchine precedenti, continui ad avere quei giocattolini dietro la schiena? Allora, sì, ora che mi hai fatto questa domanda, che rispondo, non la sapevo la domanda, però ti posso dire che ad esempio ora intanto mi capita che mia moglie spesso dice alle bimbe: ai tempi nostri il cellulare non c'era. Quando noi eravamo ragazzi, i nostri genitori ci dicevano: ai tempi nostri il computer non c'era, uscivamo, andavamo a giocare al pallone. Esatto. Noi in realtà facciamo la stessa cosa oggi con i figli, perché c'era il computer, però ora i figli sono tutti col cellulare. Quindi in realtà un minimo di ripetizione della generazione, secondo me, lo vediamo lo stesso. Cambia la tecnologia. Noi da ragazzi avevamo il computer e i ragazzi di ora hanno il telefonino. Però fondamentalmente noi ora facciamo i discorsi, ma guarda, sempre tutto il giorno al telefonino. Però io non mi ricordo che ero tutto il giorno al computer a giocare. Allora, praticamente nella realtà i ragazzi al giorno d'oggi, secondo me, non hanno purtroppo la fortuna di capire gli sbalzi evolutivi degli oggetti, quindi l'evoluzione della tecnologia. Mi faccio capire. Mia figlia può passare da giocare a Fortnite, che ha una grafica tridimensionale, vi posso garantire, di altissima qualità, nonostante che sembra un cartone animato, però alla base c'è il motore grafico più potente al mondo, gli sviluppatori più bravi al mondo. È capace di passare da un gioco del genere alla mattina dopo al gioco a Minecraft, che sono blocchi in bassa risoluzione, oppure peggio ancora altri giochi Roblox, sono praticamente omini, sprite, che hanno poco più di un minimo movimento, quindi, e non si rendono conto della differenza che c'è tra una PlayStation 5 e un gioco che può tranquillamente girare in un telefonino di qualche anno fa, perché non hanno visto loro, è questo che gli manca, non hanno visto la differenza da quando non c'era niente a quando è cresciuto qualcosa. Qui in questa chat con noi c'è un mio carissimo amico, dicevo, il mio migliore amico Simone, e lui potrà confermarlo. Ai tempi che avevamo il Commodore 64 e poi io per primo passai all'Amiga, qui una cosa bellissima, che mi vengono i brividi, io passai al Commodore Amiga, lui venne a casa mia a vederla, e qui potrà confermarlo, penso, e il primo gioco che mettemmo fu Defender of the Crown, che era un gioco praticamente medievale con i cavalieri che alla lancia e tutto. E lui rimase pietrificato davanti allo schermo e disse: Simone, che è successo? C'è il color oro. Cioè lui veniva dal Commodore 64 e con il Commodore Amiga vide per la prima volta nello schermo il color oro.
perché l'Amiga ovviamente con la palette di colori che aveva poteva fare simulare il color oro. E lui disse la cosa che mi ha mandato fuori di testa in assoluto più di tutti è stato questo color oro. Noi abbiamo visto questo passaggio. I ragazzi di oggi non se ne rendono conto, passano da un gioco super tecnologico a un gioco sempre tecnologico ma con una bassa grafica. Loro per loro è identico, non percepiscono la differenza, non riescono a capirla. Non so se mi. No, no, sei stato chiarissimo. Non sono convinto al 1000 per 1000 che ci sia, soprattutto questa sia il problema, perché vedo invece un effetto contrario con altri, del tipo vedono un videogioco che magari tu dici a cacchio è una grafica, del resto risorse minime RTX 4090, e no, ma è una cacata, guarda questo, cioè mette in discussione delle cose che, dico allora se venivi 40 anni fa, con dei pixeloni quanto lo schermo che si muove, anzi il ping pong, non mi ricordo come si chiamava. Quindi c'è questa situazione, però quello Sì. che... Chi Sì, cerca dimmi. del gioco, chi cerca del. Secondo me questo discorso è giusto per chi cerca di quel gioco specifico un miglioramento grafico. A quel punto, se ti installi un gioco di oggi e hai tre schede di tre fasce di prezzo differenti, hai tre giochi quasi differenti da vedere. Se Non ti ho te sentito. invece, capito? Invece io dico proprio la differenza generazionale, nel senso proprio passare da un 4K a un pixel, perché Minecraft è pixel, e praticamente equiparare lo stesso tempo di gioco, cioè gioco un po' su quello e un po' su questo. I ragazzi, secondo me, dovrebbero capire, dovrebbero, io un messaggio che gli vorrei dare, che gli sarà capitato di vederlo nei vari film americani. Al giorno d'oggi ci sono delle tecnologie spaventose che sono inaccessibili, saranno per sempre inaccessibili a noi. Cioè, l'aprire una PlayStation 5 e riuscire a percepire qual è il problema all'interno di una scheda video della PlayStation 5 è una cosa che bisogna essere ingegnere o bisogna essere Domenico, immagino. Invece, prendere un Commodore 64, un Commodore 128, un'Amiga, ti dà modo, secondo me, il mio punto di vista, di avvicinarti a questo mondo un pochino come prendere non lo so, una vecchia Alfa Romeo con i carburatori. E riuscire pian piano a imparare ad aprire il motore, guardare i pistoni, pulire i carburatori, regolare l'afflusso dell'aria, della benzina, che è impossibile da fare una macchina No, no, ho capito, quella. anche se insomma, la nuova generazione è anche più evoluta della nostra, in un certo senso, quindi la PlayStation 5 hanno meno timore, magari per chi è appassionato, di metterci mani rispetto alla nostra generazione. Però è il discorso che facevo prima con Arduino, cioè alla fine noi utilizziamo queste macchine perché è una macchina a misura d'uomo, quindi da solo riesci quasi nel tuo scantinato a produrre il tuo software, a cambiare scheda, È ad quello che dicevo, aggiornarlo. sì. Una macchina grande, no, se non hai praticamente una serie di librerie, di ora non mi ricordo neanche come si chiamano, quindi I drivers. no, più che drivers, Le API. api, ci fai poco, cioè è impensabile programmare un gioco in 3D con grafica spaventosa da solo nella stanzetta partendo da un Confermo, è finestrino. un tempo perso inutile, Deve avere un motore insomma. grafico, cioè, quindi non è a misura d'uomo inteso in questo senso qui. E quindi non ti dà effettivamente l'idea pratica, la sensazione di avere veramente il controllo della macchina. Quando noi facevamo i programmini per la macchina, quando io feci Alex, non so se qualcuno ha visto qui il video, cioè praticamente il computer di bordo che doveva in qualche modo Bellissimo. scimmiottare, come si chiamava, mi sono anche Supercard, dimenticato, Supercard. Kit. Supercar Kit. E beh, lì praticamente ho fatto di tutto per cercare di creare qualcosa che era sensazionale a quei tempi. Ma la cosa bella, che la soddisfazione è stata quella di prendere una scheda madre, che era di più per me, buttarla su un pezzo di legno, avvitarla su un pezzo di legno, ficcarla nel cofano della macchina, programmare l'ira di Dio e fare quello che per gli altri era il futuro. Oggi questo controllo al 100% della macchina non ce l'hai, puoi fare kit, la puoi fare anche meglio, abbinandoti all'intelligenza artificiale, connessi in rete, però è tutto in rete, è tutto, si è sempre legato a terze persone. Quindi il vero e proprio controllo al 100% della macchina non ce l'avrai mai. E
E quella soddisfazione i nostri ragazzi ce l'hanno quando smanettano, secondo me, con Arduino, con Raspberry o cose del genere. Già Raspberry un pochino oltre. Va bene, allora passiamo al nostro artista Giuseppe. Ma stavo seguendo un po' per quanto riguarda queste riflessioni sull'evoluzione dei videogiochi, quello che mi viene in mente è che in un certo senso l'attenzione che avevamo noi verso il miglioramento non qualitativo e quindi passare dal Commodore 64 all'Amiga poi alla PlayStation, no? Cioè, forse siamo noi che abbiamo posto troppa attenzione a questo aspetto. Io non credo che le generazioni attuali diano tanto peso a questa cosa, no? Alle caratteristiche tecniche, alla qualità grafica, perché per loro già sono nati in un periodo in cui già c'era il top, secondo me, no? Io ho notato, per esempio, ho visto ragazzi, miei alunni, che si appassionavano a giochi tipo il Lander per Commodore 64, no? E non si chiedevano, ah, ma la grafica è brutta, cioè, semplicemente si ci giocavano e si divertivano. Ma quanto durava Quindi, questo gioco? come? Il Hai presente problema. il Lander, no, per 64? C'era questa navicella che deve atterrare sulla Ah no, Luna, sì. no? La mia Ok. domanda era un'altra, perché ho notato anch'io questa tua giusta riflessione, però ho notato anche un'altra cosa. In questi giochi che qualcuno dei miei colleghi di lavoro, molto più giovane di me, ha definito giochi da cesso, da bagno, non perché facessero schifo, ma perché è il classico giochino da caricare sul cellulare e giocarci in bagno quando, anziché leggere la rivista. Sono giochi che servono per intrattenere senza l'interesse del gioco, cioè sono dei giochi loro li vedono come dei perditempo. Ecco, ho 10 minuti da dedicarmi, mi diverto anche all'under. Però non sono giochi dove il ragazzo di oggi, secondo me, dice: oh, vado, mi gioco quel gioco lì, come magari faccio io. Non tanto perché non sono mai stato un videogiocatore vero e proprio, ma vedevo molti amici miei che non vedono l'ora di finire i compiti per andare lì per 2 ore, ma erano maniaci, si segnavano le scorciatoie, i trucchi, li studiavano proprio. C'era proprio una volontà di spremerlo quel gioco. La volontà di spremere un gioco di questo genere nelle nuove generazioni non ce lo vedo, a meno Ma che non mi sbaglio io. io non seguo lo sviluppo dei giochi attuali, quindi non li conosco obiettivamente, quindi non ti saprei dire. Però penso che dal punto di vista, no, dell'immersione, della vastità della strutturazione degli ambienti, penso che, non che siano altrettanto complessi. Per cui, sinceramente, probabilmente per il fatto che non conosco i giochi attuali e che non li seguo, magari una risposta non se la saprei dare. Non, dovrei rifletterci un attimo per poter arrivare a una conclusione o a farmi un'idea. Però, Ok. sì, non saprei onestamente. Va bene. Allora, dello STC, che cosa mi dice oggi Luigi? Allora, innanzitutto volevo un attimo rispondere a 6501 MOS 6502, che ovviamente aveva fatto proprio quando ho parlato prima. Sì, anche se sono dello C, tra virgolette. Che vabbè, la C vuol può voler dire tante cose, tra cui giustamente, come ha detto lui, anche la programmazione C. Sì, beh, io ho iniziato in assembler perché l'ho studiato a scuola si studiava sistemi automatici, studiava l'assembler dello Z80, c'era quell'aggeggino con la tastierina dove si digitavano i programmi, avevo fatto anche la tesina di tutto superiore. Fu quello, quindi. Io stavo cercando di guardare i messaggi precedenti per capire che possa aver scritto MOS 6510, ma non riesco a trovare nulla. Intanto, ciao Celentale, ciao Walter P, ciao Simone Nasa, Francesco Mentre, Piacca, l'abbiamo già salutato. Ok, vai. ma per il discorso dei videogiochi e dei ragazzi, così, ma io penso che alcuni, magari anche non proprio più ragazzi, anche trentenni, io vedo qualche mio collega neoassunto che è intorno ai 28-30 anni, così insomma, che
si è avvicinato, dopo io parlandogli, facendogli vedere anche qualche video del canale, dopo ho visto anche magari l'hardware vero, però alcuni si sono avvicinati di più di meno con gli emulatori alla fine, perché comunque ormai, a parte il cellulare, ormai molti ragazzi di oggi hanno anche il computer portatile, no? E quindi scaricano un po' di tutto degli emulatori, magari per il MAME, che insomma lo conoscono tutti, però poi magari da lì si passa altre emulazioni, no? E da lì qualcuno poi magari si incuriosisce. Io avevo trovato 2 anni fa alla Fiera Montichiari, vendevano 2 Amiga 600, e il padre a sto ragazzo qui, avrà avuto 17 anni questo ragazzino così, gli ha regalato l'Amiga 600, ce n'erano 2 modelli, uno con la coppa flash e uno senza. Devo fare causa a mio padre che non mi ha mai regalato un Commodore. Sì. Vabbè, insomma, ne valeva la pena perché era abbordabile come prezzo, quello con la coppa flash, con su anche il VHD così, lo vendeva a 130 euro, lì, che era la 600. Questo 3 anni fa, adesso lo sappiamo tutti che ormai i prezzi sono andati alle stelle. Io dico, oggi una Amiga 500 a più di 200 euro, che hanno venduti talmente tanti, voglio dire, è impossibile voler vendere una Amiga 500 a quel prezzo lì, senza scatola, cioè proprio così, secondo me il suo prezzo, io l'avevo preso uno in fiera a 110 euro con le scatole. Guarda, sul discorso dei prezzi sfondi un portone aperto dentro la porta, perché addirittura avrei voluto fare una live, ne ho parlato con gli altri quando eravamo in live, diciamo, interna per fare le prove tecniche. Poi mi sono bloccato per non dover stare lì a censurare in continuazione le varie, perché volevo prendere alcune schermate di subito, di Facebook, eccetera, eccetera, e fare una discussione su quelli che sono i prezzi ormai senza senso di tutto quello che c'è il logo Commodore. Il problema serio invece che abbiamo stasera, che dovevamo fare 40 minuti, abbiamo fatto un'ora intera e alla fine ci siamo solo presentati e abbiamo detto 4 cazzate. Quando si è un po' in compagnia e si è, diciamo, d'accordo, il tempo passa da morire. Io mi ero preparato il mio start-up, Domenico, per far vedere negli anni 80, te l'avevo promesso. Tu start-up, adesso ti faccio vedere cosa mi ero preparato io, ma secondo me la ripetiamo, facciamo parte 2 sicuramente. Perché mi ero preparato sta roba qua. Aspetta un attimino, vediamo se c'è, se si vede. Pronto? Aspetta, devo tirare sull'antenna, se no si sentiva male. Così. Pronto? Mi senti? Perché a proposito di nuove generazioni, dobbiamo andare a fare anche una discussione su quella che è la tecnologia, quindi non solo dei computer, ma anche dei cellulari, dell'audio, quindi il discorso. Il degrado che c'è stato dalla musica analogica con la digitale, che non è stato un degrado, ma poi quando hanno sfondato gli MP3, quello secondo me è stato un disastro. Avrei alcune cose poi un giorno da raccontarvi per quanto riguarda un'esperienza fatta a un centro commerciale, qualcosa di ridicolo, dove sono andato a cercare un impianto hi-fi e mi hanno proposto una soundbar che leggeva solo MP3. E per loro quella era l'idea di alta qualità. Io vendevo 3 programmi di masterizzazione, 3. Okay, quindi immagina gli MP3 quello che mi hanno fatto. Niente, mi devo coprire così, a posto. Ok. No, non ho provato. Celentale dice che ho provato. Io lo diamo proprio così, guarda, proprio Ale, tanto a me mi conoscete, non c'è bisogno che mi presenti. Questo troppo onore. No, non è troppo onore, è troppo bello, nel senso che la grafica è qualcosa di favoloso, studiata veramente bene, non banale, gli sprite o comunque le animazioni sono giuste e calibrati, non sono esagerati, il personaggio è molto caratterizzato. Ho apprezzato alcune chicche, lasciamo stare, come per esempio il dov'è, nel pozzo che si muove il sì, si questo
Questo è il video che è presente su YouTube o l'hai provato poi? Hai provato il gioco? No, questo qua non è nessun video di YouTube, è proprio il gioco, tant'è che io adesso lo faccio partire. Guarda che sono curioso, perché sai che io non l'ho più provato da... Ok, allora questa grafica qua è la prima versione. Poi la grafica del primo livello l'abbiamo rifatta, infatti in alcuni screenshot del sito che avevo postato ieri si vede anche la grafica rifatta del nuovo livello. Avete utilizzato la mossa? Sento eco ora. Volevo sapere se hai utilizzato Amos. No, questo io non mi sono occupato del gioco, io non mi sono occupato della programmazione. La programmazione è realizzata in assembly, quindi un mio amico che si occupava di programmazione, bravissimo, e ha fatto tutto da solo. Anzi, tornando al discorso dei videogiochi di cui parlavamo prima, no? Il discorso che, forse lo dicevi tu, Domenico, il fatto che prima anche un individuo da solo riusciva a fare un videogioco. Questo secondo me vale fino ai tempi del 64 e degli 8-bit, perché già con l'Amiga non era così semplice per un solo individuo riuscire a portare a termine un videogioco. Comunque già la complessità dell'hardware dell'Amiga già permetteva, o comunque dal punto di vista della programmazione, secondo me l'Amiga non è facile da programmare. E quindi ci vuole già molta esperienza. Poi ovviamente la grafica offre, dal punto di vista grafica, delle buone caratteristiche, delle buone potenzialità, quindi occorrono anche professionisti che siano in grado di sfruttarle, la stessa cosa per l'audio. Per il Commodore 64 già diventa un pochettino più semplice, sia dal punto di vista della programmazione, tant'è, se ci fate caso, non so se è una mia considerazione, ma... il numero di videogiochi che escono per Commodore 64 è nettamente superiore negli ultimi anni. Il numero di videogiochi nuovi che sono usciti per Commodore 64 è sicuramente maggiore rispetto a quelli che escono attualmente per Amiga, e quelli che escono per Amiga sono qualitativamente, non sono proprio eccelsi, di sicuro non superano qualitativamente quelli dei tempi, no? Quelli degli anni 80-90. Mentre quelli per 64 sì, che lo superano. Oggi vediamo capolavori su Commodore 64, roba che se l'avessimo avuto ai tempi, a voglia, magari l'Amiga l'avremmo comprato un po' dopo. Sì, questo è anche vero, anche se io forse ci sono delle eccezioni, ho trovato dei videogiochi moderni per Amiga che veramente se l'avessimo avuto a quei tempi sarebbe stata veramente una cosa allucinante. Mi riferisco per esempio a Bombojack, che è una riproduzione 1-1 quella del cabinato, fantastica. Poi abbiamo Green Beret, praticamente della sala giochi, sono tutti quelli nuovi come edition, diciamo, sono qualcosa allucinante. Io sto vedendo che, sai cosa mi è piaciuto? La caratterizzazione dei personaggi, per esempio la carotina che si ficca nel terreno. Ma lì fa parte un po' della storia, perché la storia, insomma, non la sai perché non te l'ho raccontata. Non lo so, me la racconterai sicuramente in una prossima live se vorrai partecipare, però ti dico che non è banale, perché per esempio io immagino che queste, che so, le rocce, sia un pezzo che poi continui, sarà un pattern ripetuto. Sì, chiaro. In alcuni videogiochi questo pattern ripetuto è talmente fatto male che è proprio evidente, si vede proprio una scacchiera. Ed è fastidioso, mentre in questo caso qua, anche se puoi riconoscere il pattern, non è assolutamente fastidioso, non lo riconosci a colpo d'occhio e va bene. La caratterizzazione dei personaggi è pure ottima, la grafica è buona, ma più che la grafica, l'accostamento dei colori, si vede che insomma c'è la mano di un artista. Non mancano alcune banalità che in alcuni giochi hanno applicato a livello di colori, tipo utilizzare, per esempio qua tu hai usato per i personaggi praticamente un nero solo per il contorno, sì. Non per avere colori scuri, conditere in cose del genere, ed è bello perché dà l'idea di fumettistico. Sì, considera che sono slides, quindi... Io però sono una fiaba nei videogiochi, non so se l'hai notato, però è la seconda volta che ci gioco,
ho giocato giusto per vederlo prima della live. Io volevo vedere alcune parti, per esempio qua forse c'è un piccolo bug, ma c'è un bug. Sì, sì. Là si è incasinato la patata. Quella era la patata? Ah, la patata. Guarda che bella questa casa in pietra, guarda. Ma non so se hai visto negli screenshot, tutto questo è cambiato, perché nella nuova versione del primo livello la grafica è stata quasi al 90% era stata modificata. Ma sei un pazzo, che cosa gli manca a queste? Ad esempio nel cielo qua ci sono le nuvole che sono in parallasse e sono due. Nella nuova versione credo che fossero quattro i livelli di parallasse. Ah, addirittura, ho aumentato il numero di parallasse. Sì, guarda, lo sto guardando ora e sono quattro. E in più c'erano due playfield sullo sfondo, per cui c'erano le colline in primo piano e le montagne sullo sfondo che si muovevano quindi con velocità diversa. Cosa c'hai? Il primo piano là, praticamente dove c'è il personaggio, le montagne e le montagne e poi le nuvole che si muovono. Invece nella nuova versione c'era il primo piano, poi c'erano le colline, poi c'era lo sfondo con le montagne e poi c'erano quattro livelli di nuvole. Quindi dal punto di vista tecnico era ancora più interessante dal punto di vista della strutturazione, della profondità che gli davamo. E poi una cosa che era interessante era il fatto che comunque non tutti i livelli differivano in un certo senso anche nel gameplay, per cui per esempio tu avevi il primo livello che era un platform, normale platform, anche se in realtà c'è un adventure, no? Devi risolvere piccoli enigmi per poter andare avanti. E il livello del carrello invece cambia completamente il gameplay. Sei all'interno di una miniera su un carrello e ti muovi in moto costante e col joystick puoi soltanto frenare, no? Quindi puoi tutto quello che sono salti, no, nemmeno saltare. Ah, neanche saltare, no? Per saltare devi bilanciare, no, la velocità per andare a sbattere su alcune molle che ti portano indietro e ti permettono Giuseppe, non la fai lunga, dobbiamo completarlo. E infatti il secondo livello, guarda, è difficilissimo, però... noi questo gioco l'avevamo portato pure allo SMAU perché la Team 17 era interessata ad acquistarlo e quindi ci aveva dato un piccolo spazio in un suo stand e guarda, c'erano i ragazzini lì che facevano la fila, è stato bellissimo, no, vedere tutta e sul livello della miniera proprio impazzivano. Era stupendo. Poi dalla miniera si passava al livello della palude, anche lì più che ritornava di nuovo ad essere un platform. Quanti poi livelli era previsto? Sette livelli. Sì, poi c'era un livello in cui riprendeva un po' quello del carrello, ma questa volta era su uno skateboard, perché entrava in una sorta di... diventava, l'ambientazione cambiava, quindi diventava più sul... Allora, facciamo una tech spaziale. Io, Fabio, Guybrush e The Lost C. Per alzata di mano, va completato il gioco? Sì. Ma bisogna... E lì bisogna... Proverò a convincere gli altri. Avete ancora il codice sorgente? Il sorgente sì, il programmatore ce l'ha. Almeno 5 beta tester qui. Ma guarda, l'ultima volta che mi sono visto il programmatore ne abbiamo parlato e lui mi ha detto che obiettivamente non saprebbe da dove iniziare perché è passato talmente tanto tempo e non programma più in assembler da tantissimo tempo. Però è come andare in bicicletta invece. Bravo, quello che dicevo quello io. Lo so. Una volta che hai ritrovato e capito il ragionamento... Ci vuole un pochino, ma pochi giorni in realtà, ci rimetti un po' al naso, dopo qualche giorno riparti. Esatto, e poi c'è sempre l'AI che ti può aiutare oggi. Sì. Beh, io lo spero, guarda, a me farebbe piacere concluderlo. Quando abbiamo capito che insomma ormai era chiusa la questione agricola, no? Io per un po' di tempo me la sono portata dietro come un peso questa cosa, il fatto che non eravamo riusciti a finirlo, no? Quindi non è stato facile rassegnarmi al fatto che ormai era andato, faceva parte del passato. Vediamo, qui chi ha l'amiga? Forse Fabio no. No. Però c'è l'emulatore. Quindi Fabio te lo testa in emulazione, io te lo testo in Real Lab, praticamente per tutte le Amiga, dello stesso te lo testa anche su Amiga NG, Gebrash ce l'ha, quindi mi dà una mano. A posto, dai, i test li hai trovati. Bene, vedrò di...
mi rimetterò in contatto con tutti gli altri e vedremo di... Anche la musica, non so se avete avuto modo di ascoltare le musiche dei vari livelli. La musica è carina, anche se solo durante il gioco. No? Ho visto che nell'introduzione o nella presentazione è muto, almeno nella versione che ho... Credo ci fosse anche nella presentazione la musica. Ora, no, sì. Quella che ho scaricato sì, io. Purtroppo no. Devo dire che gli eseguibili che hai scaricato non sono gli ultimi, non sono le ultime compilazioni. Quelle sono rimaste nell'hard disk dell'Amiga 3000 del programmatore e non le ha compilate, insomma, le ultimissime versioni. Facciamo una cosa, il programmatore, se l'Amiga 3000 ce l'ha rotta, me la spedisce, gliela riparo gratis. Guarda... Però la cosa è che se non finisce il gioco me la deve praticamente pagare per nuova e deve finire il codice. È la prima cosa che la voglio io. Il programmatore è comunque anche un tecnico, infatti il mio Amiga 4000 ce l'ha lui con e mi ha promesso che me l'avrebbe riparato perché ha qualche problema, anche necessita anche quella di un recap e di un po' di lavoro. Insomma, me l'ha salvata in extremis perché ormai la Vartas aveva insomma combinato danni e insomma lui per fortuna me l'ha salvata, ora la tiene lui. Ha una casa grande lui, quindi un'ora e mezza anziché 40 minuti. Non vorrei che gli altri si fossero addormentati. Purtroppo ci dobbiamo salutare, ma è stato troppo breve. E quindi chi è disposto a fare la seconda parte per completare, poi mi scrive un taxi, per favore. Un taxi, pronto? D'accordo. Allora, avviso intanto prima che scappiate, avviso gli altri 5. Che possono entrare, così vediamo se magari qualcuno si è già addormentato e rimane qualcuno. Allora vediamo un attimino dov'è. Vediamo. Allora ciao Esco, giusto Domenico? Vediamo un attimino se sono ancora disponibili. In chat ci sono, Domenico. Allora io ho fatto la richiesta, vediamo se mi danno disponibilità, credo di sì. Ah, in chat, tu dici in chat di qua su YouTube? Vabbè, allora ci stanno sentendo, preparatevi ad entrare. Vai, allora saluto tutti, grazie ancora dell'invito. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Luigi, ciao Igor, ciao Fabio. Ciao. Saluto a tutti, aggiungendo a cortocircuito l'elenco cinematografico che non è stato detto prima. Bravo, ma mi sa che faremo qualcosa proprio specifico. Dai. Ciao. Ciao. Ok, i nostri primi 5 sono purtroppo andati, praticamente quando stavamo cominciando a scaldare, ma il tempo vola, ne sappiamo qualcosa, dovevamo fare praticamente dei test per capire se tutto funzionava correttamente, quindi nei giorni precedenti, ieri e l'altro ieri, abbiamo fatto alcuni test. Gli avevo promesso mezz'oretta, facciamo i test e tutto va bene, poi ci salutiamo e non ci spompiamo per la live. In effetti abbiamo fatto una prima volta a mezzanotte, una seconda volta alle 11. Questo per farvi capire come vuole il tempo quando si sta bene in compagnia. Sto temporeggiando, vi sto parlando semplicemente in attesa che entrino il secondo gruppo, almeno quelli che sono rimasti del secondo gruppo. Abbiamo Emanuele che entra in questo istante, 3, 2, 1... Buonasera Emanuele. Buonasera a tutti. Ti raccomando, accendi il monitor con lo sfondo bianco. Perché... l'ho appena fatto, però mi sa che è poco. È poca luce. Ciao, buonasera Salvo. Ehi. Abbiamo Salvo ancora svegli. Anche lui programmatore, soprattutto di Commodore 64, se non ricordo male. Sì. Salvo lo conosciamo tutti nel gruppo per aver modificato diversi giochini, poter utilizzare il secondo, terzo pulsante Fire, se non lo ricordo male. E poi abbiamo sì. Davide. Buonasera a tutti. Ciao Davide. Vediamo ciao, se ne mancano altri due. Vediamo se sono ancora fra di noi o sono morti con la bolla sul naso, la cercano sono animati. Ok. Beh, io più che dire potete entrare. Ok, andiamo avanti noi man mano che entrano gli altri due. Se entrano siamo qua, non c'è problema. Allora, presentatevi. Cominciamo da Emanuele, Salvo e Davide.
Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto, grazie Domenico dell'invito. Io vengo dagli anni Ottanta, come tutti, ovviamente. Giusto. Io ho iniziato ad utilizzare prettamente per gioco. Emanuele, abbiamo anche Francesco che è appena entrato, quindi buonasera anche a Francesco. Puoi continuare. Ho iniziato ad usare prettamente per gioco, poi ho anche provato a programmare un po' in Basic all'inizio, ma poi purtroppo oggi me ne pento, ho abbandonato la programmazione. Ho iniziato sul Commodore 64 intorno all'83-84, 1983-1984, perché papà comprò il computer, il primo computer di casa a mio fratello, che era più grande. Quindi mio fratello però già in quel periodo lavorava, quindi quando lui andava fuori per lavoro io di nascosto andavo ad accendere il Commodore 64 per giocare. Attualmente mi occupo di consulenza per operatori di telecomunicazioni, quindi sono rimasto nel campo, diciamo, informatico più networking che informatico, anche se nell'azienda mi occupo prettamente di server e configurazioni di queste macchine, insomma, virtualizzazioni in questo ambito qui lavoro. Ecco, il Commodore mi ha lanciato negli anni Ottanta nell'informatica. Proprio... Quindi grazie al Commodore oggi sì. Fai il lavoro che fai, e sì. Non per caso, Emanuele, nel gruppo che lo conosciamo, insomma, un pochino ci giochiamo su, ma colpa sua, lo vuole lui, per quello che ha dietro le spalle. Beh, sì, si vede una piccola parte di quello che ho nelle spalle. Sì, ho cominciato una piccola parte, che lui dice una piccola parte, perché poi se gira la camera c'è l'idea di Dio, ma questo durerà poco, perché abbiamo già organizzato una bella truppa d'assalto, andremo a trovarlo, gli faremo un bel regalino, perché poverino, casa, sulle fondamenta di casa non reggono assolutamente quel peso, e noi andremo ad alleggerirlo un po'. In effetti devo rinforzare qualcosa. E niente, ecco, poi io, ecco, voglio concludere così lascio spazio agli altri. Io ho iniziato a collezionare Commodore, ho cominciato con Commodore nel 2000, 99-2000, perché girando su internet, navigando qua e là, sempre perché comunque ho sempre cercato informazioni per il Commodore 64, che è rimasto nel mio cuore, rimarrà sempre nel mio cuore, ho ancora il mio, quello di mio fratello ce l'ho ancora qua, non... E, perché mi sono imbattuto in un sito dove facevano vedere il Commodore 64 SX. Fino a quel momento io non conosco. Buonasera Giuseppe, abbiamo Giuseppe. Anche l'ultimo. E io non conoscevo il 64 SX fino a quel momento, rimasi colpito da questa macchina. E disse, ma... Addirittura la Commodore ha fatto un portatile, non lo sapevo proprio. E immediatamente, subito, ho cercato di trovarne uno da acquistare. Ho cominciato da quello lì. Lui è stato il secondo, perché il primo è il Commodore 64 mio, è stato in realtà il primo computer a entrare in collezione. Da lì non ho più smesso fino al 2010, quando è nata mia figlia, di comprare hardware retrocomputer di ogni tipo, non soltanto Commodore. E oggi continuo, ho ripreso durante il Covid, ho ripreso questa attività, visto che i figli sono fatti grandi, e continuo a collezionarli, ripararli, e sto anche adesso iniziando a collezionare le console, quindi sono un po' malato. Sì, perché giustamente ti è rimasto quell'angolino poverino vuoto, quindi sì, sta qui la mia destra, no? In effetti, sì, però non si vede. Ok, come hai conosciuto il canale? Come mai ti sei iscritto? Allora, ho conosciuto il canale perché ovviamente riparando questi cimeli, qualche volta, più di qualche volta riesco anche da solo, perché li conosco abbastanza bene, mi sono documentato, mi piace documentarmi quando mi piace una cosa. Poi c'è sempre quella particolarità che ti viene fuori, che non riesci a mettere bene a fuoco. Ho cercato su internet, ovviamente è uscito il tuo canale su YouTube, che ho molto apprezzato, innanzitutto per la qualità e la tua professionalità. Ti ringrazio. Ci mancherebbe. E poi perché qualsiasi cosa è capitata anche a me, l'ho ritrovata anche nei tuoi video, quindi
cose che sono, che ho condiviso senza conoscerti, e poi mi ha aiutato tanto anche a risolvere delle questioni che in alcuni casi non ero riuscito a risolvere o le avevo risolte in maniera come dire più arcaica, dai, chiamiamola così. E quindi ecco, mi sono iscritto e non mi disiscriverò mai, perché secondo dichiarazione d'amore. No, quindi posso passare direttamente a Salvo. Poi... Vai. Ah, tocca a me. Ciao, così a dicono. Sono Salvo Vistaldi, sono figlio degli anni 70, perché sono nato negli anni 70, però la mia giovinezza è negli anni 80. Okay. Il mio primo computer è stato il VIC 20. Bellissimo. Sì. Però dopo un po' era un po' troppo stretto per me. Visto il 64, ho deciso subito di cambiare per il Commodore 64. Vendetti il VIC 20 e comprai un 64. È il computer che più mi è durato effettivamente. Fino a prima della scuola superiore, fino a tutta la scuola superiore. E poi ero lì per comprare un'Amiga, ora sì, ora no, tergiversando, poi ho fatto il militare. Finito il militare, all'università ho preferito comprare un PC compatibile. Poi questa cosa di non aver comprato un'Amiga mi è rimasta, e infatti da un paio d'anni ho finalmente comprato un'Amiga 500 vero. E questo ti ha salvato dal ban momentaneo. E perché? Sentiamo. Perché se non avessi comprato l'Amiga ti avrei già bannato. Ma non ho comprato mica un Sinclair. E questa è la seconda cosa per cui non sei ancora bannato. Non avevo porte da bloccare, quindi non ho comprato un Sinclair. Oh mio Dio, ancora col meme della porta. Però Davide si diverte, perché ho capito benissimo che Davide con il Sinclair ha qualcosa in contrario. Francesco Salaride però si è messo la mascherina, diciamo permanente, perché c'ha il Sinclair anche in albergo, perché lui me l'ha detto ieri, mi ha mandato un messaggio: guarda, è più comodo in albergo, pago il conto, me ne vado, e chi si è visto si è visto, il mio Sinclair mi rimane addosso. Poi volevi completare, Salvo? Sì, poi nel tempo sono sempre rimasto legato alle cose che più piacevano quando ero ragazzino. La Marcord, queste cose, dai cartoni animati ai telefilm degli anni 80, sono cose che rimangono proprio, si rimane molto legati, tra cui anche il mondo Commodore. Poi durante il Covid mi è capitato di imbattermi in cose interessanti, tra cui l'emulazione. Emulazione in particolare con RetroArch, dove al mio solito, se io non ci metto le mani non sono contento, e ho un attimino aggiustato qualche driver del RetroArch per quanto riguarda la PS3. Ho reso disponibile alcuni giochi che non funzionavano sulla PS3, l'ho fatti diventare funzionanti sulla PS3, sempre sul RetroArch. E da lì in poi ho avuto a che fare con tutti gli emulatori dentro RetroArch, tra cui il Vice. E da lì mi è tornata la passione per il Commodore 64, entrando un po' nella scena del 64, vedendo i programmi che facevano da recente e giochi che facevano da recente per il Commodore 64, e fino a quando mi sono imbattuto nei video di questo tizio qua, di questo MD69, e da lì non ne sono più uscito. Sono un vigliacone, non è più uscito, ha fatto anche qualcosina che abbiamo visto in parte, ma non abbiamo ancora visto tutto. E allora, un attimino che cambio camera, perché io nel frattempo sto dando anche un'occhiata velocissima alla chat. Di solito sono fisso sulla chat, ma oggi chiaramente o faccio qua un po' la regia, un po' vi seguo, oppure mi viene difficile. Passiamo velocemente a Davide, così vediamo se riusciamo a fare anche quattro chiacchiere a parte della presentazione, perché la prima parte è volata, dovevamo fare 40 minuti, siamo sparati quasi un'ora e mezza. Non fa niente, fa bene. Sì. Sono un figlio degli anni 2000, ma
magari. Vabbè, Davide, lo abbiamo già tagliato fuori, basta. Le bugie non funzionano nel nostro canale. No, vabbè, vengo sempre come gli altri, come d'altronde tutti, immagino, quindi... Però io ho una storia un po' particolare con il Commodore e la voglio raccontare perché fa ridere. Fa benissimo, perché è lo scopo della diretta, dovrebbe essere. Io alla mia prima comunione, siccome fecimo la comunione insieme, all'epoca si usavano, due fratelli si facevano la comunione insieme, convinsi mio fratello a farci comprare sto Commodore 64. E praticamente il giorno della comunione me lo ricordo perché sono stato incazzato nero per tutto il giorno, perché quando arrivò sto Commodore non era il 64 ma il VIC-20. Ahia. Praticamente ho avuto il VIC-20 per meno di 24 ore, perché il giorno dopo mio padre, in preda alla disperazione, mi accompagnò al negozio a Pescara di Commodore e diede indietro il VIC-20 in celofanato, neanche aperto, e mi prese il Commodore 64, perché comunque già era... Sborsando la differenza non da poco. Sì, anche con il parere negativo di mio fratello, che giustamente lui voleva la bici, che non era molto più contento, cioè non era contentissimo del computer, gliene fregava relativamente poco, però poi alla fine convinse anche lui e presimo sto Commodore 64. E poi niente, dal Commodore 64 sono passato all'Amiga 500, poi dall'Amiga 500 io sono passato direttamente al PC. Ok. Sono andato oltre. E sempre grazie comunque alla passione Commodore, lavoro nelle telecomunicazioni come altri, e quindi grazie sempre alla passione che ho avuto da piccolo per il computer e quant'altro, me lo sono portato anche al lavoro. Mentre per quanto riguarda il canale MD69, io stavo programmando, cioè stavo mettendo i file su un Raspberry per emulazione. E digitando ROM 64, mi è uscito questo canale MD69. Che non c'entra una mazza con il Raspberry. Praticamente ho cominciato a vedere il video, mi sembra che era una riparazione proprio di un 64. Eh sì, perché la chiave di ricerca ti ha beccato in 64. Esatto. Ho cominciato a sentire e la prima cosa che ho pensato è: o questo è pazzo o è bravo veramente. La prima che hai detto. No, poi ho capito che eri entrambe le cose, perché se no non può essere, capito? Se non lo stavo dicendo io entrambe. Non può essere una cosa normale. E quindi da allora, come gli altri, non sono entrato in questo tunnel e non ne sono più uscito. Meno male, va. Così cresciamo tutti quanti. Francescuzzo, tocca a te. Buonasera a tutti. Allora, la mia storia è, diciamo, tra parentesi, nata grazie a un mio compagno di scuola che in quinta elementare mi parlò appunto di uno Spectrum che aveva in casa, che lui non utilizzava più, quindi già usato. Io non ho fatto altro che portare la notizia a casa. Quando è arrivata all'orecchio di mia sorella, mi ha detto: vabbè, se vuoi lo prendiamo, te lo prendo io. Ed è entrato per primo il 48K allo Spectrum. Non ricordo quanto tempo l'ho tenuto, però diciamo che poi, quando è cominciato a diventare stretto, perché vedendo stretto poi l'Amiga... Stretto nel senso che, vedendo poi gli altri compagni che avevano l'Amiga, si parlava dell'Amiga, si parlava di qua, di là, e è diventato stretto anche musicalmente, non dava questa bella... E lì poi arrivò l'Amiga 600 e da lì è iniziata tutta la storia. Poi vabbè, mi fu regalato anche di usato un Amiga 4000, che voi sapete che fine ha fatto. Aspetta, mi ero dimenticato il particolare, aspetta che devo un po' riprendermi. Ok. Davide, dammi tu l'ok per farlo rientrare, perché fallo rientrare. Giuseppe, tu dici di sì? Sì, sì. Giuseppe, forse non conosci la storia del 4000 di Francesco, per questo dici così. Proviamoci. È tuo amico 4000 che hai riparato di Sena Pianta?
No, assolutamente no. Adesso te lo senti cosa da dire sul 4000. Intanto io mutisco il mio audio, non lo voglio più sentire. Vado. 3, 2, 1, vai Francesco. No, praticamente questo 4000 io non ricordo più dove sia finito lo Spectrum, dove sia finita l'Amiga 600, che poi avevo l'Amiga 600 HD. Il 4000 mi ricordo di averlo proprio buttato via, avevo circa, mi sembra 22-23 anni, non mi ricordo esattamente, l'ho buttato via, mi ricordo esattamente anche dove l'ho buttato, dov'è questa spazzatura. E da lì poi sono arrivati i PC, sono arrivate la PlayStation 1, la PlayStation 2, e la 3 poi vabbè è quella che è andata a mio figlio. Storie tristi questa sera davvero. guarda la scribuccia. Cioè, per non si ricorda che fine ha fatto lo Spectrum, non si ricorda che fine ha fatto il 600, quindi dici, potrei averlo anche messo dai miei genitori che se lo ricorda più. Il 4000 però se lo ricordo molto chiaro, dice, quelli li ho conservati, il 4000 cazzo serve, lo butto via. Era più grosso e ingombrante. E bravo. Poi alla fine praticamente ho continuato adesso poi con i PC, smanettone, mi piacevano le musiche e tutto quanto, e con gli emulatori si è ricominciato. Poi mi è capitata un'Amiga 600 guardando su Subito e cercando su YouTube come fare riparazioni, cose varie. Mi ricordo il primo video fu quello del floppy, di adattare il floppy per l'Amiga, e quello è stato il primo video che ho visto, il tuo video. E niente, adesso la storia è questa. Io ti dico perché tu sei rimasto fulminato dalla musica, perché hai voluto cambiare Amiga per la musica. Perché avendo avuto un incipit con lo Spectrum che faceva pippa, sì. Giuseppe. Io ho iniziato nell'82, quello che è stato qua. Vedi se riesci a avvicinare il microfono o alzare il volume, perché io non ti sento, granché. Aspetta un secondo che sistemo un po' la situazione. Voi lo sentite? Voi mi sentite, ragazzi? Sì, sì, ma abbastanza. O meglio sì, ok, vai. All'inizio nell'82 con lo 64, poi l'ho usato solo per giocare, poi man mano ho comprato gli altri pezzi, poi ci ho fatto via anche la tesi. Dove che posso passare direttamente a IBM? Ho il mio PS1. Ah, no. Ti sei giocato la presentazione già? No, io... Da 64 a IBM direttamente. E come mai oggi sei con noi qua? Allora, cioè, hai capito che hai fatto un grave errore, quindi stai cercando di recuperare. Oggi ho conservato con annesso come monitor, stampante, due floppy, cassette, tutto quello che era, dischi, puntate, tutto conservato. Compreso la tesi. E che poi sul mio canale uno che ha avuto un 64, poi e ha dimenticato Commodore, come ci sei finito? No, io Commodore non l'ho dimenticato, perché rivedendo un po' le cose, le sintassi le ho riprese, diciamo, le sono memorizzate. Il mio Commodore è in attesa di essere visto da te. Ah, sei nella lista di riparazione? Sì, esatto. Ah, devo vedere con che nome, perché non me lo ricordo adesso. Sono messi in riparazione, quindi poi quando sarà, perché io l'ho posato che era funzionante, sono passati circa 30 anni, sta bello là sistemato, quindi non so com'è, se funziona o non funziona, acido o non acido, contentatori. No, 64 acido non ne ha problemi, non preoccuparti. Non so, quello che esso sia, e quindi poi appena si verrà sistemato, scenderò tutto. Rimetterò tutti i nessi in funzione e mi metterò a giocare. A giocare, perfetto. Domenico, così rischi di fare un video di riparazione di un Commodore 64, lo apri, lo accende e funziona. Non credo. con la termomano. Esatto. No, io secondo me dovrò fare la riparazione di un 1541, ho questa sensazione qua. oscura la telecamera mia. Aspetta, oscuriamo la telecamera di Emanuele.
No, ma funziona, già si è visto. È allora, l'altro che non funziona. Ha, tutti quelli che non ci hanno seguito, tranne le persone che insomma erano ospiti prima e i presenti adesso, e quindi abbiamo fatto le prove live tra di noi, abbiamo passato una serata coglioneggiando alla grande, è uscito fuori una storiella tra Emanuele e Francesco. Francesco entusiasmato di aver acquistato questo 551, e Emanuele giustamente dice: ma guarda che quelli hanno le testine dell'Alp, che è proprio qua, secondo me è già rotto, se non è rotto no, si romperà. Neutronics, non Alps. Neutronics, bravo, le Alpe sono quelle che funzionano. E quindi Francesco ora è in albergo, quindi non può provare effettivamente il 1541, anche se i due vigliacconi, ho visto che io ho chiuso all'una di notte, loro alle una di notte si scambiavano nel mio gruppo Telegram: senti, fa una cosa, poi non vedi niente, attacca lì, vedi, lancialo, vedi che succede. Inizialmente sembrava tutto ok, Francesco tutto gasatissimo, dice sì, accede, poi improvvisamente gli è morto il nonno davanti, e ha pensato, farà la stessa fine della mia vita. È morta la PLA del Commodore 64, sicuro. PLA del Commodore 64, che è stata un'altra disgrazia. Io non riesco a smettere di pensare al tipo con la petta che è andato a caricare l'Amiga 4000, il ferrovecchio. E se una volta funzionavano come oggi, che non puoi toccare un pezzo di carta finito nella spazzatura, cioè quello è stato distrutto. E Francesco è imperdonabile proprio. E pensare che lui, questo vigliacco che mi ha buttato nella spazzatura 4000, è l'unico utente che arriva da Genova, che è stato a casa mia ospite una mezza giornata, si è fatta la riparazione, una mezza riparazione qua, non siamo riusciti a completarla perché mancava un super PLA. Se sapevo che aveva buttato un 4000, ma non lo facevo vedere neanche nel circondario, cioè Tirolo non lo vedeva proprio. Rimaneva fuori dal confine calabrese, no, calabrese no, perché è risceso a Reggio, in Sicilia, dove eri? A Reggio. Io? Sì. In Calabria ero giù a Siderno. Ah, Siderno. Gli facevo fare praticamente il traghetto, anziché Messina-Reggio, gli facevo fare Siderno-Genova direttamente. Mettevi la foto fuori al cancello, noi non possiamo entrare. Esatto, bravo. Va bene, si scherza chiaramente, però cacchio, cioè sapere di aver buttato una Amiga 4000 oggi, lasciamo stare il valore economico, che è un valore che gli diamo noi da appassionati, però insomma è una macchina importante. Me la ricomprerò. No, non è il 500 che ne trovi miliardi in giro, insomma, ecco. Ragazzacci, la presentazione ce la siamo fatta. L'idea, cioè più che l'idea, abbiamo parlato prima più o meno di quello che sono stati gli anni 80, 90. Per voi che cosa hanno rappresentato? Cosa vi hanno dato? Per esempio, c'è chi è stato all'incipit per iniziare a fare un tipo di lavoro, c'è chi semplicemente si è divertito, però gli è rimasta la passione. Per te, Emanuele, quel periodo lì in qualche modo ha segnato la tua vita oggi? Cioè in qualche modo l'influenza degli anni 80-90 hanno fatto sì che tu avessi questo lavoro, questa passione, o non c'entra nulla? Assolutamente sì, perché come ho accennato prima, entrando nel mondo del computer, in quegli anni dove in paese probabilmente ce n'erano quattro, è il mio, e l'altro è di uno che ci sta ascoltando credo adesso. Sì, mi ha catapultato nel mondo dell'informatica, e col passare degli anni, quindi arrivato poi alla scuola superiore, dove ho preso elettronica come specializzazione all'istituto tecnico, e poi era addirittura all'epoca era ancora sperimentale elettronica, quindi figuriamoci un po', mi sono ritrovato poi già preparato a mettere mano su un computer, quando addirittura vedevo che i miei compagni a momenti non sapevano, alcuni miei compagni non sapevano nemmeno cosa fosse un computer. È vero poi che quando sono andato al primo superiore già si cominciava a parlare dei primi PC IBM compatibili. La sala informatica era piena di IBM 5150, che tutti penso che conoscono qui. Ovviamente 5150 con due floppy da 360, quindi era proprio disco DOS, disco dati, finito. poi... Sì, come scusa? No, dico finita la giostra, finito il giochino. Finito il giochino. Ricordo ancora che girava, ci girava su il DOS 2.25, qualcosa del genere.
Sì e no, aveva i comandi dir, basta, forse, format, basta. Poi si sono evoluti negli anni, hanno preso dei computer più moderni, ovviamente cominciano a uscire gli assemblati, perché l'IBM lo conosciamo tutti come quella macchina che è cominciata a entrare nel mondo è accaduto il 1541 di Francesco. se non muore per quello che gli hai detto, morirà perché è caduto. Comunque c'è la tua influenza. E quindi poi ecco, mi sono ritrovato ad utilizzare il computer. E dopo il Commodore 64, che ho fatto un salto, come mi sembra Giuseppe, se non sbaglio, ho fatto un salto da 64 al PC compatibile. E il primo PC compatibile che mi regalò mio padre, proprio al primo superiore, è stato un Philips NMS TC100. Qualcosa che comprarla all'epoca sembrava di aver comprato chissà che cosa. Mio padre si svenò, poverello, per comprarmelo. Mi ricordo ancora 3 milioni e 800 mila, una cosa del genere. 3,8. Ah, ok, più o meno, io mi ricordo qualcosa così. E ancora, perché ce l'ho conservato. Io me lo sono ricomprato. Era un 486X25. Che io poi ho ritrasformato fotenda di X50 da 4 mega di memoria, passato da 8 mega, disk, scheda audio, scheda di tutto di più. Ma il no, ma non il TC100, però forse l'NMS 9000. No, il PS1. Ah, ok, PS1, allora ce l'ho anche quello, e me ne sto comprando un altro, quello HD, perché mi manca quello con l'HD. Strano che ce l'ha. Sì, esatto, Davide. Cioè, il PC c'è quella, ogni mio computer ha una storia, quindi qualche M24 sì, ce l'ha. Tre. Salve, tu, ma che caspita di domande che fai? Domande. uno esposto e due che servono per componenti. Olivetti, c'ho l'M24, l'M240, l'M290, ce n'ho un po'. L'M200 mi ha fatto penare, ma sono riuscito a farli funzionare. Ma ce l'avevamo a scuola per programmare. Sì, sì, sì. Ecco, niente, concludendo con questo computer, mi sono trovato appunto la prima volta nell'ambito del PC compatibile, e pensate che io non sapevo nemmeno dell'esistenza degli hard disk. Cioè, papà aveva comprato questo computer, io ancora utilizzavo il floppino da 3,5 in questo caso, con il DOS 3.30, Avviavo il DOS e giocavo con i floppy. Un giorno, mentre leggevo il manuale, vedevo scritto: ah, se il computer è dotato di hard disk, scrivere format c:// s. Lo slash s, per chi non lo sa, noi qui lo sappiamo tutti, ma per chi ci ascolta, serviva per scrivere il sistema operativo sul disco appena formattato, il file di avvio, non il sistema operativo. E quindi praticamente io ignaro, vado per digitare questa cosa e comincio a vedere: attenzione, tutti i dati sul disco andranno persi, continuare, sì. E vedo il sento il disco MFM, detto caspita, c'è un hard disk. E quando vidi 20 megabyte di spazio libero, per me si era aperto un mondo, e lì è cominciato tutto. Poi praticamente i 20 terabyte di oggi. I 20 terabyte di oggi, ma non abbiamo capito se già c'erano dati prima nell'hard disk. No, era vergine. Ah, sì, meno male. No, Salvo, lo dice per non prendersi le colpe. No, era vuoto. Ma non lo so. Per me c'era qualcosa dentro. Vedi, ma no, ti dirò di più. Io adesso sono andato subito sul format. In realtà sul manuale c'è scritto di girare C:// No, Armando. No, saluto il mio amico che è in chat. Quando giravi C:// ti dava unità non valida se non era inizializzato. All'epoca si doveva prima inizializzare, poi insomma era un altro discorso. L'F-disc. Sì, l'F-disc per la partizione. Poi c'era... Dicevo che per te gli anni 80-90 ti hanno portato a livello di retro PC ad fare il lavoro. Il check disk, sì, mi ricordo. Sì, assolutamente sì. Per anni io ho lavorato proprio in un'azienda di assemblaggio di computer. Io assemblavo i 386. Che oggi assemblare un computer per molti è prendere le schede e metterle insieme. Il 386 non era una scheda, la mettevi insieme, dovevi mettere... No, le schede andavano settate, gli RQ, camper, gli indirizzi. Attenzione. Esatto. Davide cerca delle IRQ libero. Che bello. All'epoca le schede madri non erano tanto piene come sono oggi.
mancava la scheda di rete, mancava la scheda audio, mancava tante altre cose. Sì, sì, tutto. Se tu prendi la scheda audio, hai tutto già messo dentro, scheda audio, scheda di rete e quant'altro. Vabbè, quelle ho tutte integrate, decisamente sì. Francesco, è inutile chiedergli cosa gli ha portato agli anni 80, gli ha portato sicuramente l'affezionamento del come si chiama, l'operatore ecologico oggi, dove ha votato il 4000, sono diventati amicissimi, e quindi quella è stata la sua esperienza degli anni 80, che già si dispera. Tu invece negli anni 80-90, Francesco, che caspita combinavi? Ero un ragazzino brufoloso che andava in bicicletta o che facevi? Ma allora, diciamo che per fortuna, nascendo in un paesino ricco, vicino Genova, vicino al mare, il tempo sì che giocavo c'era con l'Amiga, perché non ricordo quanto ho giocato appunto con lo Spectrum, con l'Amiga mi ricordo benissimo, perché uno dei giochi che ti sei sfondato con l'Amiga e ce l'ho ancora nel cuore adesso, è stato il primo gioco che ho caricato sull'Amiga 600 quando l'ho ricomprata. Agony è stato il primo gioco che ho cercato. Poi il mio tempo era andare in giro col motorino, fare altre cose, smanettare col motorino, e diciamo che gli anni 80 l'ho passati un po' tra il mare e stare insieme agli amici. Poi sì, c'era il tempo per giocare. Non è stato, diciamo, tra virgolette, non è stato la mia prima cosa, però è un buon ricordo, non ce l'ho nel cuore. Vabbè, forse perché tu sei più giovanotto, per te forse quello che per me sono gli anni 80, te erano gli anni 90. Sì, sì. Allora, vediamo se riesco a recuperare qua, ok. Daviduccio. Sì, che cosa vuoi sapere degli anni 80? Cosa resterà di questi anni 80? No, vabbè, io c'ho un legato al Commodore 64, c'ho uno dei più bei ricordi, perché mi ricordo che tutti i giorni, quando finivo scuola, andavo a casa di un amico mio di nome Luigi, che saluto tra l'altro, che è rimasto ancora amico, e praticamente facevamo compiti. Poi c'era la super merenda che preparava la mamma di Luigi, che era spettacolare. E poi c'era il gioco maledetto dove mi batteva sempre, che mi è rimasto nel cuore, che si chiamava, non so se vi ricordate, Arkun, che era praticamente tipo la scacchiera Arkun, sì. Era la scacchiera con i personaggi che combattevano uno contro l'altro, una sorta di battle chess molto più evoluto. Sì, però con gli scacchi c'entrava poco, cioè le mosse di scacchi erano grandi, tu attaccavi il pedone, poteva attaccare anche la regina senza i movimenti degli scacchi, e mi è rimasto impresso sto gioco, tuttora ci gioco pure. E poi niente, l'infanzia, mi ricordo, sai, le giornate che non torneranno più in famiglia, sai, quei nonni, tutte quelle cose romantiche che adesso per forza di cose associo al Commodore 64, all'Amiga, perché mi riportano a quelle belle esperienze che ho vissuto durante quegli anni. Che non tornerà. E Davide, mi hai passato un assist incredibile, perché in effetti io parto con un'idea, poi me ne vado per la tangenziale, ma l'idea della live, della discussione degli anni 80-90 era proprio fondamentalmente questa qua, cioè mi sento spesso chiedere da persone strane al gruppo, ma che mi conoscono comunque, che in qualche modo mi hanno contattato, ma alla fine dei conti che caspita ci fate con sti Commodore, cioè che vi servono, che cosa vi danno, cosa rappresentano, perché state ancora appresso a ste macchine obsolete, vecchie, inutili, replicabili, eccetera eccetera, chi più ne ha più ne mette. Cercare di spiegare a queste persone che non hanno vissuto quel periodo, che non hanno vissuto la loro adolescenza, infanzia, quello che è, a seconda dell'età, con queste macchine, è come parlare a un sordo, perché praticamente non possono capirlo, perché è una questione sentimentale a volte, no? Quindi c'è anche questa storia qua non solo del nostalgico, che è solo una parte a mio avviso, ma c'è anche un discorso anche di socialità, perché sì, quando è nato il Commodore 64, 800.000 lire, insomma,
non tutte le famiglie in quel periodo lì subito no. l'hanno acquistato. No. E conseguentemente poteva nascere quei gruppetti di amichetti che si avvicinavano alla casa dell'unico che l'avevano, un po' come negli anni 40 e 50, la prima TV, che tutti andavano a casa dell'unico che aveva la TV nel quartiere. In questo caso eravamo noi che andavamo, anzi, nel mio caso venivano a casa mia, per giocare a questo Commodore 64 o altra roba del genere. E quindi si creano dei legami che sono quelli che poi sono rimasti effettivamente abbastanza presenti anche oggi. Cioè, i legami che abbiamo fatto in quel periodo lì, anche con la scusa del Commodore 64, queste. Oggi giochi alla PlayStation, giochi in rete, io qua a casa mia, tu fanculo a casa tua, ci scorniamo non appena tu mi batti, e la parte socievole, sociale del gioco si perde completamente, a mio avviso. E infatti tu mi dicevi, io ce l'ho ancora, mi ricordo il mio amico, ancora siamo amici, l'hai sottolineato, come per dire, fosse stato diversamente, non avendo avuto quest'assist, sicuramente non sarebbe stato così, probabilmente. Esatto, e quindi ti ricordi anche la merenda e tutto il resto. Sì, quindi, sì, ma è tutto il concetto. Parliamo di Commodore perché è un retrocomputer, però è anche una fotografia, come esempio. A me è il Commodore che mi ricorda i valori dell'amicizia, della famiglia. Perché? Perché comunque è stato un pezzo della mia vita intenso che ho vissuto in famiglia, con gli amici. Poi sai, gli sfottò chi comprava il Commodore 16, chi l'MSX, e quindi c'era questa anche rivalità tra un PC e l'altro, e quindi magari quel poveretto che aveva per esempio il Commodore 16 veniva a casa tua a giocare, perché quel gioco che magari ci avevi tu sul 64 lui non lo poteva avere, quindi ci aveva il Commodore 16 parcheggiato e veniva a casa tua perché magari i genitori non potevano per qualsiasi altro motivo, però era una sorta di reunion di persone dentro una casa. Quindi addirittura faccio un esempio, le migliori merende erano a pane e pomodoro, non è che uno pensa la merendina a quei tempi, quello era, però io ma penso scusa se ti interrompo, Davide, quanto era buona pane e pomodoro con un amico sincero, un Commodore 64 che ti dava un bel gioco, rispetto a una merendina piena di chimica oggi da solo davanti a una PlayStation. Esatto, ma io penso che il problema più serio non sia neanche tanto, che prima sentivo prima nella live con gli altri 4-5 problemi di grafica, non è il problema di grafica, non è il problema tecnico, il problema è la distanza tra un utente e l'altro, e internet, l'intermediario, che è il problema. Non c'è più la socializzazione tra le persone, che poi il mezzo sia il PC o sia la PlayStation non cambia nulla, il problema è che, come dicevi tu, c'è una persona a Genova, tipo Francesco, faccio un esempio, io a Pescara, però tecnicamente cioè non c'è più quel feeling che magari, che ne so, ci andiamo a mangiare una pizza, andiamo là, facciamo questo, stasera usciamo. Io mo vedo anche con mia figlia più o meno la stessa cosa, quella col tablet, questa lo conosco, questo lo conosco, ma la conosce là sopra fisicamente, non la conosce una persona, cioè non può essere socialmente, io non riesco a concepirlo, non lo so, forse sono un po' retro anche a livello no, è così, però è incredibile, cioè io è quello che diceva Domenico, nel senso che anche a me dicono, ma quando vedono, ma che ti sei comprato un altro Commodore 64 e che ci devi fare? Ma tu che ne sai? È come se tu ti compri, che ne so, una cosa che ti la bomboniera per sopra un soprammobile che ti ricorda qualcosa, per noi che ci appassionati, collezionisti e quant'altro, ci dà un'emozione che magari ad altri dà altri tipi di oggetti, dico così, però a livello tecnico, cioè a livello sociale, il PC di oggi non hanno niente. Esattamente, Davide, hai colto perfettamente il concetto, la mia idea.
E aggiungerei anche un'ultima cosa, voglio dire, già sto diventando dislessico, inizio trasmissione, fine trasmissione. C'è anche il discorso, lasciamo stare che manca il contatto fisico, se vogliamo, c'è la vicinanza, quindi mandare a fanculo il tuo amico che sta a fianco ha un effetto diverso che non mandarglielo a dire tramite internet in tempo reale, e questo è una cosa, però... tramite una stringa di bit. Il problema è anche un altro. Non era tanto il videogioco come dicevi tu da condividere, perché se io prendo una PlayStation, la metto qui e la collego in rete all'altra PlayStation a un metro di distanza, non è neanche la stessa cosa, perché manca un elemento importante che noi, per noi poteva essere una tortura, oggi sarà sicuramente una tortura, ma che era importantissimo a livello sociale: l'attesa. Quando andavamo nei videogiochi nei cabinati del bar, io mi ricordo, si entrava nel bar, c'erano 5-6 cabinati, nelle sale più grandi magari c'erano 15, ma il gioco più gettonato chiaramente era l'ultimo arrivato, quello con la grafica migliore, perché avevi l'evoluzione, perché in quel momento tirava quello. Quindi eravamo tutti accatastati in attesa di questo nostro turno per quel videogioco. Nell'attesa si parlava, si mangiava la merenda, si lasciava i gettonini che potevi giocare, e nel frattempo socializzavi, parlavi, dice come posso affrontare, sai, ieri l'ho superato così, e quindi acquisivi anche informazioni anche per il videogioco. Ma c'era questa attesa qua, anche sul Commodore 64, giocavi in due, ma se erano 4, 5, 6 amici, come capitava anche a me, era difficile farli giocare tutti quanti insieme, e conseguentemente si faceva come stiamo facendo oggi con i turni della live, due giocano adesso, altri due giocano dopo. Quell'attesa però non era un'attesa passiva, così. C'era chi muore prima esce. Chi muore prima esce, questo qua è una delle condizioni. Per cui il gioco assumeva un valore che andava al di là di quello che noi vediamo a livello di grafica, di chiamiamolo intelligenza, eccetera, eccetera. Quel videogioco prendeva quell'ulteriore plus, quel valore aggiuntivo. Chiudo questa storia dei giochi, del fatto della società, eccetera, eccetera. Io mi ricordo un'estate con un mio amico di Milano che scendeva giù per le ferie, perché il padre era originario delle zone. Siamo andati al Classico Lido. Io era il periodo che iniziava a fare un po' di culturismo, lui si era appassionato grazie a me. Quindi prima di andare al mare, ragazzini, ci pompavamo come delle bestie per fare fighi con le donne che non ci cacavano di striscio. E quindi dopo un certo orario uscivamo dalla spiaggia, andavamo praticamente sopra i lidi. E sopra i lidi c'era il classico cabinato. Non ricordo, maledizione, non sono mai riuscito più a trovarlo. C'era un videogioco con dei carri armati di guerra, eccetera, eccetera. Ci siamo riempiti la tasca di gettoni e abbiamo cominciato a giocare con questa roba qua. Metal Slug. Quale? Metal Slug. No, non era Metal Slug, era tipo scroll verticale... Inizialmente usavi dei carri armati, potevi prendere delle jeep, degli elicotteri, dovevi praticamente distruggere la qualunque, era qualunque cosa si muove e la devi distruggere. Giocati in due, lo abbiamo finito, dopo non so quanto tempo ci eravamo cucinati vivi sotto il sole. Nel frattempo non ci eravamo resi conto che tutto intorno a noi c'era un gruppo di ragazzi, di persone anche più adulte che ci stava guardando, e il videogioco si trovava per spegnersi, perché a furia di menarci come delle bestie tutte e due, si allontana totalmente tanto che si stava staccando la spina dalla cosa lì, dalla presa. Ed è stata una cosa fantastica, perché intanto abbiamo fatto un movimento, tra parentesi. Ci siamo divertiti da morire, ci siamo talmente divertiti che ci eravamo isolati così tanto da non accorgerci che dietro avevamo un pubblico. Una cosa che secondo me oggi con una PlayStation a casa un'esperienza che non puoi vivere, ed è un gran peccato. Sì. Salvo, ti vedo perplesso e riflettoso. No, io mi ricordo nei mitici anni 80 con i miei amici del palazzo, ero l'unico ad avere il 64 e spesso e volentieri tutti a casa mia a giocare al Commodore 64, i giochini, a me ero sempre un punto di ritrovo. Non è che capitava anche che giocassimo ad altre cose, su Budo, altri giochi da tavolo, Monopoli, però quando è arrivato il 64 era, diciamo, la star e il protagonista dei nostri giochi. E mi ricordo una mitica partita a Buble Bobble
2. Fantastico. Siamo riusciti io e il mio amico Carlo a finirlo, 100 quadri di Bubble Bobble. Non è stata una cosa mitica. Io e mia sorella. Io e mia ragazzi, sorella, lei faceva i primi 45 livelli e poi entravo io. Stop, qui ci vuole l'applauso per Salvo. 100 livelli giocati in una bozza. Senza cheat, perché all'epoca manco c'erano queste cose. No, non c'era. Bello quel gioco. Bubble, sì, è uno dei migliori giochi del 64. Guarda, io non so perché mi è rimasto qua fisso, ve ne sarete accorti, quando faccio le riparazioni lo uso sempre per quello della macchina. Non ci ho giocato moltissimo, però ho giocato su 64, il primo gioco che ho finito, perché non gioco mai, è stato proprio Ghosts and Goblins. Però per 64, la prima versione, che era molto più semplice del cabinato. Tant'è che sotto c'è il cabinato con Ghosts and Goblins originale, ma non c'è proprio verso. Arrivo esattamente negli stessi schemi che arrivavo 30 anni fa, quando è uscito lui. non mi sono mosso di una virgola. La fila che dici tu, Domenico, noi la facevamo con Pac-Land, quando uscì Pac-Land. Sì, Pac-Land. Era un gioco micidiale, c'era una fila per giocare a quel gioco maledetto, che poi all'epoca, ai tempi miei, ma anche i vostri, si stava a giocare uno più grande, uno che aveva 18-19 anni, dovevi aspettare e basta, cioè non c'era anche bene. Rispetto nei confronti di uno adulto. Vabbè, di la verità, Davide, non era rispetto, quello più grande ti faceva il mazzo così. Era rispetto per quel motivo, perché comunque te le dava, non è che... No, c'era pure il rischio che ti diceva dammi 200 lire. Esatto. Bravo. Ma voi vi ricordate l'impatto emotivo e visivo del gioco da bar Dragon's Lair? Dragon's Lair. Sì, Dragon's Lair è stato il mio preferito. No, a me non mi ha entusiasmato, sai, mi sembrava troppo, era una grafica bellissima, ma mi sembrava una cosa bloccata. Su 64 è un po' complicato giocarci a Dragon's Lair. No, su 64 non ci ho provato proprio, anche perché mi sembra ci sia bisogno della Reoli, no? No, era un giochino no. Che ricordava Dragon's Lair. Ah, ok, no, perché mi sembra che sia uscito Dragon's Lair, tipo la Ser Game per 64, ma con ci vuole la Reo, deve avere 256 mega di memoria. Sua amica c'è. Bello. Proprio l'altro giorno ho fatto il floppy che me l'hanno chiesto. Avete mai provato Outrun? Outrun, sì, originale pure. Io quello l'ho clonato sul dischetto, ci giocavo alle 3 di notte, quando non avevo sonno, per andare a dormire. Ah, però l'altro quando andavo a dormire. Andavo a dormire con i flash della strada che ti andavano. Oh, raga, ma a chi è andata bene? Noi sognavamo la Ferrari con la bionda a fianco. Qualcuno ha la bionda con la Ferrari a fianco? Bionda ce l'ho a fianco, ma senza Ferrari. Beh, c'è qualcosa. Però è rossa. Vabbè. Io ho tinto la moglie, ho tinto la macchina di rosso. Ho tinto la moglie di bionda, la macchina di rosso, ma... Così. Davide si sta cucinando oppure... No, stavo ascoltando perché stavo riflettendo se mi era andata bene, ma effettivamente no. No, io leggevo in chat invece, cioè Mars, scusa se mi interrompo, sì, no, Samantha Fox. Lo strip poker... Quanta roba era quei tempi. Vedo che lo conoscono in molti. La domanda è triste, ma vive ancora Samantha Fox? Sì, è stata ospite l'altro giorno, non mi ricordo se ai migliori anni. Eh beh, mo saranno i peggiori anni, perché i migliori erano all'epoca. No, si mantiene abbastanza bene. Considerando l'età si mantiene bene. Diciamo che a noi maschietti non ha fatto tanto bene, perché insomma... Voi non lo ammettete, ma abbiamo tutti gli occhiali. Invece adesso le ragazze cincine di colpo grosso avevano il loro perché. Anche questo, rendetevi conto, negli anni 80-90 era tutto un sognare. Forse il bello di quell'epoca era quella. Cioè non avevamo pensieri, era tutto... un divenire, vedevamo la tecnica e la scienza che andava avanti da morire, immaginavamo computer fantastici, le donne erano belle, naturali, senza plastiche, senza gomme, senza siliconi, eccetera, eccetera, e bastava vedere un pezzo di calza a rete per chissà che caspita... vabbè, senza stare lì a fare le solite storie delle... come si chiamavano quelle riviste lì? Le ore. Che arrivavano...
Postal Market, eccetera, Maestro e Postano, le ore erano anche troppo esagerate. Madonna, che hai cacciato un Postal Market. Ci bastava veramente poco. Ora praticamente vanno su YouPorn, Free Hub, eccetera, eccetera, e si rompono i coglioni perché ormai hanno visto tutto. Che cavolo devono fare? Anche la retro, come la possiamo definire per non entrare, per essere bannati? retro lingerie, chiamiamo così. Ora non c'è più neanche la lingerie, quindi vediamo che dicono i monelli in chat. Dragon Slayer, un cartone animato sul primo Amiga 500 che mi lasciò a mascella a penzoloni per almeno mezz'ora, accidentale. Mars, quando mio papà mi regalò l'Amiga 500 mi si aprì un mondo meraviglioso di giochi. Monkey Island, tu però Mars ti piace vincere facile, con Monkey Island hai aperto un mondo. A me non piacevano molto questo tipo di adventure, però devo dire che nel suo genere, chi piace il genere, era un titolone. Non ci dovevi perdere troppo tempo a giocarci? Io non riuscivo proprio a giocare i giochi che mi impegnavano, perché non ho mai avuto abbastanza tempo. No, ti impegnava parecchio, anche Iceland, come anche Indiana Jones e The Last Crusade. No, ma non quanto Zack McCracken, lasciamo perdere, io non sono riuscito a fare niente. Porta la webcam di Domenico, credo. Sì, no, non vi preoccupate, devo solo cambiare batteria. Ecco. Monkey Island è stato uno dei giochi più belli a cui ho giocato e veramente era impegnativo, per quegli anni era impegnativo, poi non so, oggi forse uno lo finirebbe pure in meno tempo, però era fatto veramente bene. Ci ho mai giocato. Un bel gioco. Un altro sempre di quel genere è stato Loom, su Amiga. Sì. Loom, devo dire la verità, non me ne vergogno, Loom mi ha anche... Manic Mansion pure. Loom mi ha fatto addirittura piangere quando ero ragazzino, quando ero bambino. Era quello con il Luncino, se non mi sbaglio. Sì, esatto, bravissimo. Era anche un po' triste come gioco, ti metteva un po' di tristezza, sai, dovevi aiutare questo ragazzino. E ritorniamo alle differenze tra oggi e ieri. Vediamo un videogioco che oggi fa piangere un ragazzino. Sai quando piangono? Quando praticamente perdono la partita con un amico che li sta prendendo per il culo dall'altra parte del mondo. Esatto, bravo. Ma io lo vedo con mio figlio, che oltretutto stava in chat fino a poco fa e sono andato a dormire. che scriveva, parlava di Commodore, di Amiga. Adesso, vabbè, mio figlio ha 10 anni, quindi... Senti, qui c'è uno sporcaccione, vediamo dov'è, che suggerisce Hollywood Poker Pro. Vi dice qualcosa? Io mi ricordo su Commodore 64 c'era Sexy Games, vi ricordate quel gioco? Quello era porno proprio, che si facevano le orgie, dovevi fare tipo Decathlon, che dovevi fare velocissimo con joystick. Ma su 64, io me lo ricordo su Amiga, con immagine di... No, su 64, ce l'ho su un floppy che ho trovato ieri sera mentre scrivevo. Ma guarda, scrivevo. Che tu l'avessi... Con la grafica proprio assurda. Sì, ce l'ho. Ce l'ho ed era un disco di mio fratello. Quando lo trovai, mio fratello si incazzava. Non lo ricordo. Davide, abbiamo capito che tu non puoi nominare nulla, perché Davide, cioè Emanuele, ce l'ha per forza. Sì, ma è sottointeso che ce l'ha, quindi magari avessi tutto. Però... Ma poi per non parlare dei giochi di macchine, tipo i giochi di macchine, io li ho passati tutti. Da Indianapolis 500, XJ 220, Jaguar, ora ne ho tanti in testa, ma Gran Prix, io ho preso Accolade GP, sì. F1 Simulator, no, c'erano tre macchine che il motore faceva col beeper. Le Mans per il 64. Buggy Boy è scritto Moss. Buggy Boy è un grande gioco. E infatti la chat. Perché allora io ho trascurato la chat. Per di solito guardo sempre solo la chat, ma chiaramente l'ho già detto prima. Stiamo parlando tra di noi, quindi se non vi rispondo assolutamente è legittimo in questo caso, perdonate. Ogni tanto diamo un'occhiata a tutti quanti.
c'è Freelax 74 dice Lotus Turbo Challenge, Pit Stop per C64, e Ivan V dice chiaramente, raga, e Flipper? Beh, a me i Flipper hanno incominciato ad interessare da Pinball Fantasy, da Amiga. Prima sul 64 non li cacavo di strisce. No, ma forse lui diceva i Flipper da bar. I Flipper da bar? Non lo mi so. Fate la domanda. Vediamo. Credo di sì, ma non mi fate la domanda. Non ce l'hai? No, dimmi. Guarda, che non ce l'hai. 5510 dice, Ivan C, la serie Pinball Fantasy è fantastica, quindi sta parlando di... Ah, di PC, soft, okay, di soft. Pinball Fantasy è bellissimo. Sì. Grande, grande gioco. Io quando l'ho visto ho detto, vabbè, ho più di quello che devi soprattutto fare. Soprattutto le musiche. Lo vedi, sì, da bar. Le musiche sono Ivan dice da bar. Ah, da bar? Ma allora, i Flipper da bar mi piacevano, ma non mi hanno mai gasato più di tanto, cioè non me ne è sbattuto mai niente. Tra l'altro oggi mi piacerebbe più un Flipper di quelle vecchie maniere completamente elettromeccanico che non quelli moderni con computer 3D, 4D, 5D. Emanuele, ok, Emanuele, risolviamo il problema subito. Guarda, ma c'è un capannone. Non ce l'ha. Siamo in due, davvero, anche io ce l'ho. Cosa c'hai, il Flipper da bar? Flipper. E dove ce l'hai? Ce l'ho in sopra, conservato, ma lo posso scendere quando voglio. Cioè, non è che è proprio facile. È molto comodo come... Vabbè, per me è facile scendere, non è un problema. Io ce l'ho in garage. Che io sappia, un Flipper pesa minimo 250 kg. No, non è proprio... testa, per... Flipper da videogiochi. La serie di gioia un Flipper per uso di casa, ma un leggermente più piccolo. Non è il classico Flipper a mio carino. È anni 80 con la pallina e tutto il resto, con i pulsanti, ma è leggermente un po' più piccolo e si può trasportare. Ah, okay. Perché solo il vetro sopra pesa un po'. Sì. Pesa tantissimo. Infatti, e senza vetro. Guarda. Più che peso direi il legno dentro dove sono avvitati i relè elettromeccanici, che è qualcosa di allucinante. Poi abbiamo parlato di quante lampadine ci stanno. Le lampadine lasciamo perdere. Io lo sto restaurando da un po' di anni, mi manca da stampare la testa, l'immagine della testa è un vecchio pezzo del 83. Una Tesi Vetennea che veniva a giocattoli. Di cui non mi so bene il nome. Vietnea? Sì, c'è una terza in Vietnea vicino alla prefettura. C'è un negozio di giocattoli, era messo nella mia traversina. Ma molti, molti anni fa. Diversi anni fa, io l'ho preso là e me lo sono fatto portare a casa. Che anno è? Più o meno? 86-87, qualcosa di. Ah, vabbè, insomma, hai anticipato i tempi, cioè hai già raccolto una roba quando nessuno si sarebbe mai sognato di portarsi un Flipper a casa, in pratica. Vabbè, io ero figlio unico, per cui qualunque cosa chiedevo mi veniva data. Che culo. Francesco, io sono sicuro che tu in albergo un Flipper te lo sei portato, non può mancare, perché ti sei portato lo specchio, ti sei portato il 1541 di Emanuele, ti sei portato il Commodore 64, ormai quello è diventato il 1541 di Emanuele, ti sei portato due monitor, il computer... E ci avrai un Flipper da qualche parte nascosto? Sì, sì, lo troviamo, non è un problema. No, lo troviamo, escilo fuori subito, dai. Allora, qua mi dicono, vabbè, Pinball Fantasy, Buggy Boy, Spy Hunter, ora sta uscendo veramente di tutto, abbiamo praticamente affondato le mani nella marmellata. Virtual GP per Amiga 1200 aveva un 3D con ray tracing che mi faceva capottare sulla sedia. Ma anche se è quello senza ruota, no? Visto che poco fa qualcuno ha mostrato lo StarTAC, no? Questo qua senza ruota lo posso mostrare, no? Senza? Oh, la Madonna. Questo è il mio telefono cellulare. Scusa Emanuele, stiamo parlando di anni 80 e 90, quello degli anni 50-60. No, questo con i tasti no. Non è quello col disco. No, era venuto dopo di quello col disco. Esatto. Io penso che era precedente, ok. In realtà è uguale, solo che hanno sostituito il combinatore. Per risparmiare le casse già fatte.
Vedi, dai, alta tecnologia SIP. E a proposito di SIP, aspetta, chi lavorava in SIP? Cioè, mi pare Davide o Emanuele? Telecom. No, io in SIP no. Lavoro anche con Telecom, Emanuele. Per Telecom, per, sì, per questi, sì. Per questi tipi qua, capito? Questi personaggi qua. Attenzione che è pubblico il video, potrebbe qualcuno vederlo per caso. Beh, non ho detto niente di compromettente. Finora, infatti ti ho detto attento che... Vediamo che altro dicono qua. Ok, con i tasti moderni, ha ragione Carlo. Sì, sì, no, mi sono confuso. Io ho fatto quella considerazione pensando che fosse precedente al combinatore. Per me il combinatore era addirittura successivo. Sì, comunque sono impulsi uguali, non sono attori. Sì, sì, è sempre impulsi. Sì, sì. Io quello che sto cercando da anni di comprare, ma è inavvicinabile, è la vecchia cabina telefonica a gettoni. Tutta la cabina. Da me al paese la tutta la cabina. Allora, se tu hai qualche conoscenza con la cabina esterna. Se tu hai qualche conoscenza del SIP te la vendo. Perché le stanno togliendo per l'ottavo. Allora gliele regalo. Ma io parlo di quelle a gettoni, quelle proprio rettangolari verniciate con vernice grigia martellata. Proprio. Cioè. Dopodiché puoi passare a quelle inglesi stile Doctor Who. Sì, 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 che entro dentro e sparisco. Alla Harry Potter, vai. Salvo. Davide, salvo, Davide, salve Francesco e Giuseppe. Che c'è? Ma dove lo ha? Cioè, Emanuele là sotto che ha un cavon, cioè con tutta quella roba lì si mette anche le cabine telefoniche. Sì, avrà qualche capannone. No, è grande casa. Poi diciamo che la stanza dove ho tutte le cose è finita. Ma infatti vedete, sono delle cose a terra perché sto modificando lentamente. Emanuele, allora, la mia era una considerazione molto più terra terra. Salvo Davide, Francesco e Giuseppe. Veniamo a casa tua a farti spazio. Ah, okay. Se no, dove li metti tu? Francesco aveva messo il furgone a disposizione. Ma ragazzi, risolviamo in 448 i problemi di spazio. Così. Giuseppe gli vuole regalare un treno, forse ad Emanuele, così deve liberare ancora più spazio. Scusa, quanti Amiga 1200 c'hai? Io? Sì. 1200, no, una sola. Va bene, me la prendo lo stesso. Ho pure la 4000. Ah, quella va bene, te la lascio. Quella la prendo io. Come? Dov'è che l'hai trovato il 4000? Per caso nella spazzatura? No. Io prendo quella. No. È stato un omaggio di una persona che forse ci sta ascoltando. Omaggio, diciamo, ci siamo scambiati dei favori. Me ne ha mandate tre. Abbiamo 1541 funzionante. No, ci dà qua dietro, non li vedi? Quanti ne vuoi? Io ti smonto solo lo scaffale che hai alle spalle, Emanuele. Beh, direi di sì. No, quindi... Sei contento dei pet, Davide? Sì, poi il resto... Ti piacciono gli animali, in pratica. Monto lo scaffale, porto la 13, ci penso io. Ma il 2001, vi dico la verità, il 2001 quando l'ho comprato sono stato 2 giorni a guardarlo così. Lo guardavo, ma quanto sei bello, io gli parlo. Ma è nel 2001 che hai messo tutti, l'hai riempito di silico gel? No, in realtà l'8032, quello sotto, quello che sta dietro la mia testa. Perché, devo dire la verità, il 2001 è praticamente immacolato, cioè è proprio nuovo. È una cosa, perché è stato trovato in uno sgombrio di un ufficio dentro un armadio chiuso a chiave. Ah. Il tizio che l'ha trovato l'ha messo come l'ha messo su eBay a 500 euro. L'ho chiamato e ho detto qua vicino di Monte Porzio. Ah, quindi... Gli ho detto: sto venendo, sto in autostrada. Ci vediamo al casello. Stavo già in macchina, appena messo l'iniziazione. Quindi già abbiamo una Domenico. Già abbiamo una coordinata, Monte Porzio. Quindi ci stiamo avvicinando. No, ma aspetta, che io rilevo immediatamente il suo indirizzo IP e poi dall'indirizzo IP. Troviamo l'indirizzo mio di Sora, come... perché è di un'azienda di Sora la connessione che ho, quindi. Ok, Davide, abbiamo il suo indirizzo IP. Va bene, quindi Sora, ma diciamo Frosinone,
Ceprano, dai. Ceprano. L'ho beccato. L'ho beccato. Ceprano sta. Sì. Maledetto. Col satellite cerchiamo una casa bella larga. Esatto. Su Google mettiamo Ceprano, poi là c'ho conoscenze, c'ho Zucchetti, là conosco qualcuno, ah. E chiedo in giro se conoscono un folle di nome Emanuele. Davide si sta preoccupando, Emanuele, si è notato la sigaretta per la prima volta. No. Ma chi di voi giocava da ragazzino con i treni? Con? Io. Con i treni. Con i treni. No, io ho fatto un plastico di 15 metri lineari, 15x5, che c'ho sotto, perché ho un appartamento dedicato ai treni, con due stazioni, piattaforme girevole, tutto in digitale. Quando poi scendo giù ci gioco. Il povero sono solo io qua che ho 1,50 m per 2 m, questo è il mio spazio. Ma io ho un palazzo mio, quindi io ho il biliardo, c'ho la sala musica, c'ho la sala giochi sotto, però non... Ok, allora facciamo così. Io sono stato sfrattato su un albergo. Francesco proprio non c'ha più neanche 1,50 m a casa. Però in compenso un albergo tiene tutto. Pensate, mi ha appena scritto. Lampadina gialla te la porti di albergo in albergo o la trovi là? La lampadina che è modalità Simpson. Qui è tutto giallo, qui è pitturato di giallo. Non riesco. C'ho due telefoni accesi per fare un po' di luce perché no. Non si vede nulla. Comunque, da Giuseppe dobbiamo andare a togliergli. Facciamo così. Facciamo un tour d'italiano, passiamo verso giù, passiamo da, diciamo, Emanuele, carichiamo un po' di roba, grazie al furgone di Francesco, scendiamo giù in Sicilia, andiamo da Giuseppe, a lui gli regaliamo il furgone che se ne risalirà su e mettiamo tutta la roba in casa sua perché ho capito che c'è un castello, c'è molto spazio, così ci dividiamo le stanze, una stanza per Salvo, una per Davide, una mia e una per Francesco che ci ha messo il furgone, quindi due stanze. È l'amica 4000 di Emanuele. Sì, comunque, possiamo organizzare un retro party anni 80. Comunque la live va, perché c'è un mio amico che mi ha appena scritto, ha detto ti sto guardando, che gli ho mandato il link, però ha detto ti sto guardando da quando avete cominciato, ha detto sto giocando al cabinato che mi ha fatto, un piccolo cabinato portatile solo il joystick, a Barney Rubber. Ah, ok, quindi gli hai fatto un bar top. Bello. Sì, gli ho fatto un mini bar top senza monitor che si collega HDMI sul televisore. Ah, ok. Invece tu fai finta di niente, leggi i messaggi ma non leggi quelli giusti. Abbiamo Stefano, meglio dove è finito Guy Brush, che conosce il tuo indirizzo esatto e col 15% di tangente ce lo dà. Sono rovinato, praticamente. Sì. Bene. Quindi non dobbiamo neanche sfoderare indirizzi IP o calze in brazza. Allora, trenini Lima? Ok, ma i tuoi sono Lima, Giuseppe, i trenini. Sono Lima Rossi, Rocco, Pico, sono diverse marche. Ma il periodo di produzione storico oppure moderni? Anni 80-90. Ah, ok. Loritano, Pingolino, poi abbiamo l'Aurora, sono più treni siciliani che vanno a Roma, ecco. Io non ne capisco molto, ma so che alcuni modelli del Lima che sono usciti in edizioni particolari, mio padre ne aveva uno perché gli erano regalati a tutti quelli che lavorano alle poste, un'edizione speciale. Oggi purtroppo non c'è un tubo, so che adesso valgono l'ira di Dio, per i collezionisti hanno un valore enorme. Io ho il tempo Lima, tutti i pezzi, tutto in sound, con i suoni, tutto il resto. All'epoca l'ho preso 750 euro. Euro? No, all'epoca euro non può essere, Giuseppe. All'epoca era 5-6 anni fa, 7 anni fa. Ah, ok, pensavo negli anni 80. No, quelli poi sono... Allora, ti spiego, il modismo ferroviario nel frattempo si è evoluto, è diventato anche lui digitale. Infatti ci sono i decoder che vengono messi nelle locomotive, anche nelle carrozze, si accendono, si spengono le illuminazioni. Ah, ok. Molto più evoluto di quello che noi conoscevamo. Non era un modellismo passivo solo dell'oggettino, buonanotte.
supporto. Oggi sei tutto in digitale, tu c'hai un tablet dove puoi gestire tutti gli scambi, le cose. Hai fatto qualche video? C'ho il video, se vuoi te lo mando. Mandalo sul mio canale. Ok, te lo sto mandando, aspetta che okay. NAS e te lo mando. Se lo sto chiudendo, 2 secondi. Andrebbe molto d'accordo con Luke 74. Sì, infatti ci stavo pensando. Ma lui mi pare che macchinine colleziona. No, treni. Se ti mai a Novegro? Come? A Novegro ci sei mai andati? A Novegro? No. Allora, andate a Novegro fine settembre, c'è la fiera del modellismo ferroviario, statico, dinamico, treni, macchinine, di tutto di più, anche i sommergibili. Ci sono funzionanti che vanno sott'acqua. È una bella cosa da vedere. Una giornata ti perdi perché sono tre padiglioni. Ci sono anche i plastici diorami per i propri che funzionano, girano come quell'altro. Tutti sono curiosi. Novegro è vicino a Linate, quindi basta prendere scendete a Linate, da Novegro sono 2 passi. Purtroppo non mi posso spostare, me lo sarei fatto un giro. Io ci sono 2 volte. Allora, Giuseppe, c'è Celentale che ti suggerisce di mettere il video su YouTube. Allora, se tu guardi il mio canale YouTube, ci sono. C'è un canale YouTube, potevi dire vai lì. Allora la metto là. C'è un canale, il mio canale YouTube, ci sono 3 video di un passo che ho realizzato anch'io. Di un notaio di cui non posso dire il nome, che è a Catania, e gli abbiamo costruito in un garage. Ma lui è un po' di macchine antiche e quant'altro. Fai così, allora metti il link del tuo canale qui sulla chat su YouTube. Vai su YouTube e nella chat inserisci il tuo link. Ok, lo sto facendo. Datemi 2 secondi. Poi devi modificarlo per farlo andare con un Commodore 64 o un'amica come minimo. Il tablet lasciamolo perdere. Così diventa retromodellismo moderno. Però vedi le passioni al di là del Commodore. Cioè, comunque cioè, anche il trenino, queste cosette, la pista, non so, Polistil, non so se vi ricordate. Sì, come no. Sono tutte cose che comunque ti ricordano determinati punti della vita che sono stati eccezionali per tutti, credo. Assolutamente sì. La Polistil è stato, per esempio, ora che mi hai parlato di questo, il primo regalo, forse quando, mi ricordo, era a Torino, era capitata qualche occasione, ora non mi viene in mente l'occasione, perché io dopo nato mi sono trasferito subito a Torino, io, cioè i miei genitori sono trasferiti subito a Torino perché mio padre aveva preso posto di lavoro lì, e mi regalò questa pista della Polistil a forma di 8, se non ricordo male. Anche a me la stessa. Che poi ho lasciato per molti anni dopo, quando ho cominciato a smanettare con le batterie e l'elettricità, ho cominciato a modificarla, io facevo andare con le macchine, come le facevo bruciare tutti i motori. Da morire, appena toccavi il telecomando, le curve si cambiava il motorino, anziché metterlo da 9 volte lo mettevi più piccolo, così girava di più. Io facevo così e mi sgommavano me le mani. Avevo 7-8 anni che mi cambiavo il motorino, gli avevo aumentato la tensione, quindi per questo si bruciava il motorino. Era lo stesso, anziché andare tipo a 6 volte lo facevo andare a 12, a 13, a 14. Io ho fatto i motorini volavano, no, 6 a 9. La McLaren di Senna si sono bruciate le gomme. No, a me non stavano sulla pista, cioè praticamente alla prima curva decollavano. Sì, volavano. Sì. Allora, dicevi, Giuseppe? Andavano a 9 volte. Ok, io ho detto, perché mi ricordo, non mi ricordo ieri, figurati quando avevo 8 anni, non mi ricordo più. Anche sempre questo. C'è un po' di gruppi, tutti i resti, recentata, la parabolica. Hai messo il link? Sì, ti ho messo su Telegram. Ho messo il link su Telegram, ma a me ti avevo suggerito, se vuoi, di metterlo
E non so dove. Dove? Allora, se tu vai su YouTube e vedi la tua stessa diretta, c'è la chat dove le altre persone ti stanno dicendo qualcosa e ci stanno dicendo qualcosa. Ah, lì presenti possono vedere il tuo canale YouTube, anche quelli che poi lo vedranno in differita dopo, ah, saranno molti di più di quelli che siamo online, possono vedere il sito. L'ho messo là. Vediamo? Ancora non è arrivata. Faccio una domanda, Domenico, poi vedi. Come? Io non ho capito dove lo dovrebbe mettere. Allora, se vai nel praticamente su YouTube, nella nostra live... C'è Lentale. Esatto. Sotto c'è il mio. E io l'ultimo c'è Lentale, vedo, non ne vedo altri. No, l'ho messo io. E forse ancora si deve aggiornare la pagina. No, ma noi utenti normali non possiamo mettere link, vengono cancellati automaticamente, le puoi mettere solo tu, che sei il padrone di casa. Ah, per me io davo per scontato che, siccome posso scrivere... Ah, fa una cosa, da Telegram te lo copi e lo metti tu. Esatto. Emanuele, questo ce l'hai sicuro. Ok, messo, dai. Ti ricordi Big Jim della Jig? La Mattel ce l'aveva mia sorella. Chi, la madre di Barbie? Quello era Ken, era Big Jim. No, quello era il compagno. No, okay. Big Jim era un personaggio super muscoloso di gomma morbida, non era il classico giocattolino plasticoso che aveva un tasto dietro la schiena che tu lo schiacciavi e lui dava le botte di karate. Davide, mi hai sbloccato il ricordo mostruoso. Io sono rimasto traumatizzato da piccolo a causa del Big Jim. Perché ero sempre a Torino, c'era mio cugino, Natale, si riunisce la famiglia praticamente nella stessa casa perché eravamo distanti, quindi facevamo questo Natale. Le nonne volevano regalarci il regalo e allora dice: che cosa volete? Io, Big Jim. Il mio cugino, cosa vuoi? Big Jim. Big Jim del mio cugino l'ha comprato i genitori, gli ha comprato l'originale, lo scatto originale col Big Jim bello, gommoso, muscoloso, col tastino, roba varia. Mia nonna è andata al negozio, poverina, è sempre stata un pochino troppo corta di denari, gli hanno detto quanto costava il Big Jim e non se lo poteva permettere. Allora gli fa: no, ma non c'è un'altra bambolina? E gli danno una specie di gay, una specie di Ken senza senso, quasi femminile, esile, plasticoso, rigido, come un morto. Allora arriva l'orario del sblocco dei regali, apriamo sti regali, vedi mio cugino che c'è fuori il Big Jim, bello, figo, okay. Tocca a me, apro il mio scatolino, trovo il mio Big Jim, vedo sta bamboletta qua fatta a Made in Cina probabilmente, che era una cosa... Non volevo pensare, come nonno ho fatto finta di giocarci, ma la tristezza era tanta. Mio padre si accorge dall'espressione, dopo una settimana va a comprare il Big Jim reale, quello vero. Francesco quindi chiede aiuto. Un altro ricordo. Che fine ha fatto Francesco? È andato via ed è tornato? La rete comincia a essere ballerina. Giuseppe, allora, vedi, con la scusa del link ti sei beccato un altro utente. Cioè, Lentale si è registrato al tuo sito. Tanto, quelli sono 4 video e basta, non è che ne faccia altri. Intanto, poi non si sa mai, magari trovi gusto. Allora, aspetta... Ok, allora vediamo un attimino. Siamo scesi a 56 spettatori, sono le 12:15. Abbiamo 7 minuti per salutarci. Così chiudiamo alle 23:50. Fiscale. Posso menzionare un altro film che, visto che avete detto col circuito prima Supercar, nessuno ha fatto il nome di un altro telefilm dell'epoca. Dimmi. Grazie del computer. Automan. Uno è quello, ma c'è anche i quattro ragazzi del computer. I quattro ragazzi del computer, ma Automan con il cursore, ragazzi, cioè cursore. Ah, ok, ora l'ho ricordato. Tutto luminescente che usciva fuori dal computer. Vabbè, a proposito di computer, io l'ho visto con molto ritardo, ma molto ritardo, colpevolmente molto ritardo, e forse mi è piaciuto per quello, altrimenti sarebbe stata una cacata. Però mi è piaciuto perché mi ha ricordato veramente una delle cose, lo spirito di quel periodo lì, quindi l'underground del periodo informatico dove ci si radunava di notte. Vi siete visti con la primissima e sempre bella Angelina Jolie
si chiamava Hacker, poi è uscito Hacker 2, Hacker 3. Qualcuno no, l'ha visto? Salvo tu? No, non mi pare, non mi ricordo. Emanuele, da... no, mi sei... credo di sì, ma adesso mi sfugge, ma credo di averlo visto. Ma anni 90? Forse anni 80, perché mi pare che le Giulia anni 80, poverina, era troppo giovane. Era troppo giovane, sì, ma era, infatti è una Angelina Jolie senza seno, aveva solo dei capezzolini sporgenti dalla maglietta, ma bellissima. Allora, 1995. 14 anni, eh? 1995. 95. Sì. Vediamo, ci siamo. Ma Hackers 1 o Hackers 2? Hackers 1. Ok, 95, quindi già il periodo Amiga. Sì, hai direi ragione, piena Amiga. Sì, perché mi pare che escono fuori con un portatile, con i primi schermi TFT a colori, TFT. Che si fanno praticamente, sì, si masturbano guardando quel monitor tutto colorato. Anni 80 allora, non poteva essere Angelina Jolie, era una bambina. Ma io sai che non so l'età degli attori, non è che mi regolo, per me sono sempre l'età dei film che ricordo, anche ma se hanno 300 anni, alcuni poverini sono morti, per me è quello, e quando vedo come sono ridotti oggi, no, a livello di, rimango lì e dico no, ma non può essere, rimane l'immaginario di quella faccia lì. Sì, Starsky Hutch pure. Starsky Hutch, Hazard, che lo stanno rifacendo in questi giorni, che è però un po' più vecchiotto. L'uomo da 6 milioni di dollari? L'uomo da 6 milioni di dollari. La, e poi anni 70 però. Wonder Woman. Anche anni 70. MacGyver. Bigfoot. Chi se lo ricorda Bigfoot? Che era praticamente lo stesso attore che dell'uomo di 6 milioni di dollari, che c'era il Bigfoot. Mentre, ah, mentre come si chiamava quell'altro telefilm? Automan. No, Automan è quello detto io. Il telefilm del telefilm era A-Team. L'uomo marino, era un uomo marino che stava sempre sott'acqua, non mi ricordo come si chiama. Aquaman. Sì. Aquaman. Con l'attore che faceva Dallas, Dallas. Bobby a Dallas. No, ragazzi, la mattina alle 7:30 su Rete 4 fanno i chips e a seguire fanno Supercar. Sì. E io quando posso me lo rivedo. E poi ad ora di pranzo fanno che vado a lavorare Hazard sul 27. In realtà di Supercar, sì, il 27 Hazard lo vedo tutti i giorni. In realtà Supercar c'ho tutta la collezione registrata. Quindi. Davide, ce l'ha? Ce l'ha, ce l'ha. A me mi prende Supercar. Guerre Stellari, vogliamo parlare di Guerre Stellari. No, voglio, qua andiamo male, cioè vi dovete veramente vedere Hacker. Se ancora usate qualche tastino del computer, guardatevi Hacker, perché non tanto per i film che è una mezza cacata, però non so perché... Come? Scusami Domenico, Massimo Adriani ha detto l'uomo di Atlantide, non Aquaman. Ah sì? L'uomo di Atlantide, dicevo io, quello che andava sott'acqua. No, non lo so, allora, non me lo ricordo. Va bene. Vabbè, si chiamava così l'uomo di Atlantide. Come? Si chiamava l'uomo di Atlantide il telefilm, non Aquaman. Sì, sì. Ma c'erano telefilm prima, Magnum PI. Ma c'era quello che si trasformava anche in animali. Sanford e Son non ve lo ricordate però. Quello era Miami Vice. Hanno nominato pure Diego Taviano ha nominato Super Maxi Eroe, ve lo ricordate Super Maxi Eroe? Sì. Ma aspetta, allora scusate, Mork. Ah sì, vabbè. Mork Robin Williams, il giovanissimo Robin Williams. Mork e Mindy. Nano. E ve lo ricordate le film di oggi? Guardi. Non i film da cinema, le serie televisioni. No. Addio, mi sono andata là. No, non ho capito la domanda, Domenico. Le serie televisive di oggi. Te le ricordi? Ma io forse una serie su Netflix, quello del che mo non mi ricordo il titolo, ma il
di diciamo del chimico che era malato di cancro e si è messo a vendere droga. Quello me lo ricordo, che è stato bellissimo, però vedi, il titolo non me lo ricordo. Ma già il fatto che non ti ricordi il titolo, Davide, mentre mi stai raccontando tutti i titoli degli anni 80 e 90, la dice lunga. Sì, è vero. Io delle serie moderne ho visto, per esempio, l'unica cosa che ho visto dall'inizio alla fine, l'ho visto però dalla quinta stagione in poi, recuperandolo poi le altre, è stato una cosa proprio banale, che è The Walking Dead. La telenovella degli zombie. Esatto, la telenovella degli zombie. Ma proprio perché non è il classico film da vedere che Breaking ti deve rimanere. Breaking Bad era quello del chimico. Ma Francesco, mi sa che se ne sta andando la connessione, oppure gli stanno trasferendo l'albergo? No, secondo me stanno staccando la corrente. È la miseria, no? C'è pure Stefano che ha detto i Goonies. Tron. Quello è un classico dei film da ragazzi anni 80. Ora vi uccido. Labyrinth con David Bowie. Labyrinth. La storia infinita. Esatto. Ma mi sa che se lo salvo, se lo ricordo. Labyrinth, dove camminavano a testa sotto. Sì, tutte con quei pupazzi tipo Mappe Show, cose di questo genere. I Mappe. Mi ricordo che c'era un gioco per 64 che si chiama Labyrinth, mi pare. Sì. Mi ricordo un gioco che si chiama Labyrinth. Mi sembra di ricordare anche a me una cosa del genere. E forse ce l'ho pure. Forse ce l'ha. Forse. Francesco è andato a prendere il flipper. Davide Cirillo. Di Francesco abbiamo un fermo immagine sfocato. Sì, no, sì, no, vedi, si muove, è vivo. L'abbiamo perso. No, c'è. Secondo me sta piangendo il 1541. I Gremlins pure come film. I Gremlins, bellissimo, pure... particolare, diciamo, più che bellissimo, va sicuramente da ricordare. Un film che io ricordo benissimo, che mi ha segnato molto, è stato Blade Runner. Ah, ok, bello. Ci sono cose che voi umani non potreste neanche immaginare. The Running Man, che riguardato oggi non sembra un film di 50 esatto, anni fa. Esatto, è un film di quelli moderni. Sì. Una cosa incredibile. Hanno rifatto ultimamente un remake, Il pianeta delle scimmie, Cesare, sì, che è un bel film quello. Faranno il remake del remake guardando questa live, secondo me faremo i protagonisti. No, è scappato Francesco, ti volevo fare una confidenza che abbiamo chattato in privato stamattina. Sì. Sempre per il 1541, non voglio parlare, voglio aspettare che rientra per allora c'è, ma è nero, vediamo. Qualcuno ovviamente giustamente, Almi dice La storia infinita, Never End Story, come non sei Francesco. Prima di salutarci ti deve dire qualcosa Davide, anzi devi dire tu qualcosa Davide. No, per quanto riguarda quello che ci siamo detti stamattina, che aspetti il cavetto video per vedere se è la tua tastiera che non va del C64 o il drive, secondo me la tastiera funziona perfettamente. Aia. Perché no, Manuel, secondo me no. No, Francesco è diventato un fermo immagine anni 30, neanche 320x256 pixel. Celentale, okay. Ha detto Labyrinth per 64 è preso dal film con David Bowie. Quindi... Ah, ok, questo non la conoscevo. Vabbè, Ghostbuster, anche Fortunato Caristo, Ghostbuster. Ah, Twin Peaks, quello di Laura Palmer, se non vado errato. Sì, forse quello era fine anni 80 e primi anni 90, quella Twin serie. Peaks. Sì. Sì, perché poi fu il padre, alla fine era il padre che era impazzito, che aveva la doppia personalità. Il gioco Ghostbuster, sì, era tratto dal film, come dicono, ovviamente. Il gioco sì. 64 era il primo non era granché, secondo me. Il 2 invece era esattamente quello che si fa nel film. Però Emanuele, ti posso dire una cosa? Io il primo Ghostbuster...
ho rosicato come un criceto perché per la prima volta ho sentito dei giochi del 64 quella che potrebbe sembrare un campionamento audio, quindi nella musichetta Ghostbuster, quello era nel primo, poi del resto del gioco non mi è fregato niente, cioè ho sentito quella roba lì, sì. In quel periodo lì avevo il C16 e ho detto vabbè, ok, è il massimo che può fare, gli ho detto al mio amico che aveva il Commodore 64, lui mi fa pacificamente e vabbè, mio massimo mi basta, mi ha ucciso e aveva ragione. Però il Ghostbusters il primo a me piace anche la configurazione della macchina quando iniziava il gioco. Sì, che dovevi comprare i pezzi. I fantasmi, tutte le luci, queste cose qua, non era male. Sì, sì, dovevi... sì, io mi ricordo che era divertente il gioco. Non era male. Ma forse non è piaciuto a me. All'inizio partivi, succhiavi per strada, i primi fantasmi li succhiavi mentre camminavi. Allora, Paolo dice X-Files. Ma X-Files è qua, forse no, periodo 2000. anni 90. Fine, 90. Fine 90. Sì. Anni 90. Forse sì. Anni 80, Visitors. Quello ah, Visitors. Bello, con Visitors. Lucio Tolone, sì. Sì, quello era anni 80, credo. Vabbè, saranno famosi. X-Files Dune. È 93. 93? Sì. Ah, quindi molto più vecchio di quello che immaginavo. Pure io, pensavo fosse più vecchio. Ma poi è andato avanti qualche 7-8 anni. No, forse... con lo Skelly là, come si chiamava? Skelly, sì. Sì. Dana Skelly e Fox Mulder. Quello c'è un gioco anche sulla PlayStation 1. Visitors pure c'è un gioco per 64, sapete, sì. Ce l'hai? Sì. Sì, sì, sì. A me non mi dici che ce l'hai. Non ho mai capito che allora, cosa si doveva fare. Non mi fate dire quello che non si può dire. Non ci fare censurare 3 ore di live per una cosa che... Ritorno al futuro. Ritorno al futuro. Vabbè, è stato detto il primo, forse, Ritorno al futuro. Doc. X-Files sono state 10 stagioni. Pixel Prog dice che gli piace questo tipo di live, bella idea questo tipo di live. Meno male, grazie. Poi... Centrale, la frase Ghostbuster del C64 che fece svegliare e gridare della paura mio fratello che aveva già... No, aveva sì, no, 6 mesi, addirittura. Quindi a me mi aveva entusiasmato. Oh, Davide, ma sai che da stasera che ti sto guardando ho notato solo adesso la maglia col comodo. E che è a rovescio. Sì, esatto. Però il rovescio in anteprima, sulla live ti vedo dritto. Sì, su YouTube non è specchiato, esatto. Il video. Vabbè, mi sono incoglionito, che te lo dire? L'avrei dovuto notare subito. Vabbè. Allora, Gay Brush... visto per la comunione. Gay Brush avrebbe voluto la spada laser dei Visitors. Te la puoi stampare in 3D? No, la pistola. Sì, la pistola, ora stavo pensando la spada laser. La spada era di Darth Vader. Sì, esatto. Dei geni, dopo i Visitors, chi non si ricorda Nightmare, che è lo stesso artista che ha Freddy Krueger. Come no? Allora, io poco fa non l'ho nominato perché pensavo che non fosse quando avete parlato, o meglio Stefano ha scritto della la Nightmare casa. Era negli anni 80. Nightmare, sì. Nightmare ha segnato praticamente gli anni 80, sono stati forse il boom dello splatter. La casa, non aprire quella porta, Nightmare, che c'era più il esorcismo, vabbè, quello già era più serioso, era meno splatter, era proprio quello, faceva proprio cacare, che era un'altra roba, era un altro livello. Gli non aprire quella porta. Gli Adams, la famiglia. Gli Adams non era neanche tanto, non aprire quella porta, sì. Non è aprire quella porta, era il tipo che tagliava con le motoseghe come se fosse potava gli alberi. Io Nightmare, era la casa. Nightmare, brutti ricordi la notte, perché io me lo vedevo di notte, ma c'avevo il terrore che uscisse qualcuno dalla televisione. Sì, vi giuro. Io c'avevo un 25.000 in camera, quindi quando tipo è uscito il 7, c'era tipo lui che giocava col joystick e faceva ribalzare l'omino. Era arrivato a un punto che Nightmare era inguardabile perché giocava lui col joystick e muoveva
un personaggio e lo faceva morire. Il 7 non mi ricordo di averlo visto, sarà stato proprio uno degli ultimi. Sì, sì. Che poi quindi... uno degli artisti, l'artista principale di Nightmare, ha fatto anche Visitors. Sì. Sì. Questo non me lo ricordo. Sì, 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 sì. Confermo. Anche vero, vero. Film lui, come attore. Sì. È stato, ti devo dire la verità, è stato anche nei Team e se non erro pure in Hazard. È vero, è vero. L'attore di Nightmare me lo ricordo. Sì, 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 l'attore di Nightmare era molto giovane, molto molto giovane. In A-Team? Sì. E sì, sì, ha fatto, ma non nel team di A-Team, era uno dei cattivi, diciamo. Dai. Ah, ok, ok. Era uno degli attori di A-Team, no? No, 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 no. Era uno dei cattivi che si è intravisto. E io uno Domenico, però a proposito dei team, Emanuele, non ti sembra sberla? Un po' che c'ha tutto lui. Aveva tutto lui, prima che, che passasse voi. Vediamo che... la miseria, quanti chat, vediamo che roba è. Sì, era quello poi passato dalla parte degli umani, peraltro l'attore di Nightmare appare come padre di... Ma non faccio la sberla, quello è il discorso. Sberla perché ha la faccia da sberla. Sberla metteva? Perché ha la faccia da sberla. Grazie. Non tu, Emanuele. Il personaggio delle team, intendo. Sì, sì, sì. Ah, ok. E infatti menavano sempre a lui nel film. È quello che si beccava le più mazzate di tutti. Se no perché doveva chiamarsi sberla? La cassa, dice Davide, me l'abbiamo citato. Vi ricordate lo zio Tibia? Non era lo zio Tibia? Zio Tibia era una serie... Tibia. Zio Tibia Picture Show. No, non ricordo questo. Sì, sì, sì. Lui che aveva la risata satanica, con i capelli bianchi lunghi. E questa non ve la ricordate perché voi non siete i tipi da questo tipo di telefilm. Cuore batti cuore. Sì, io me lo ricordo ma non ho mai seguito. Perché tu, Domenico, sei il tipo da cuore batti cuore. Eh? Tu sei il tipo da cuore batti cuore. No, però l'ho seguito. L'ho seguito perché mi piaceva il bordello lei, ma proprio era il mio ideale di donna. Io mi ricordo la sigla di Sentieri, che sentivo mia mamma che guardava La casa nella prateria, però me la ricordo. Casa nella prateria, però il telenovelle no. Tutti i giorni sul 27. La casa nella prateria, e purtroppo ero obbligato a vederlo per mia madre e mio padre, che quando tornavo da scuola io volevo vedere Bim Bum Bam e loro La casa nella prateria. Love Bot, La foresta della clinica nera. Ragazzi, ma quanti film sono usciti? I Jefferson, i Robinson. Bla bla, giustamente Tre cuori in affitto. Arnold. Otto sotto Arnold. Un tetto, ve lo ricordate? Otto sotto un tetto? Sì. Quel telefilm, quella serie che era del... cioè il maggiore con quella che era nella bottiglia, come si chiamava quello? La maga, quello che faceva la maga. Che la, era... la il genio, sì, la genio, genio femmina. Jenny, la... Jenny, la... lei. Jenny, col maggiore... Il maggiore era quello di Dallas, faceva J.R. Esatto, a Dallas. Sì. Ah, è un nome particolare. Te Strega per amore. Vita da strega per amore. Strega per amore, vita da strega. Strega per amore. Ma vita da strega era un altro, vita da strega. Vita da Ciccio strega era un altro. Cavalli. Era veramente moglie e lei con un altro... C'era la mamma che era strega e lei che era strega pure. E la bambina, e poi c'era la bambina Samantha. Ricordi la bambina Samantha? Era pure un altro telefilm che adesso mi sfugge il nome, che era un ragazzino ricco che c'aveva i cabinati in casa, ma non mi ricordo il nome. Ah sì, con l'attore biondino, ragazzino, l'attore biondino. E non mi ricordo se era il ragazzino più ricco del mondo, non mi ricordo se era qualcosa di... Non penso bene. No? Questo non me lo ricordo nemmeno. Sicuramente se lo dico a mia moglie se lo ricordo. Borotalco, viva la foca. L'attore che ha fatto Mamma ha perso l'aereo. Okay. Robert Englund si chiamava, mi dicono sulla chat. Non lo so, io non me lo ricordo. Infatti, Richmond. Ricky Rich. Quello è quello, no, quello è quello, diciamo, no, molto tempo dopo è venuto. No, non è quello là. Vedo se riesco a trovarlo.
Hard Castle e Mercorn, l'avete mai visto? No. Bellissimo. E la Corvette. Bellissimo. Sì. Il giudice. General Hospital. Il giudice che doveva far redimere quello che però non aveva fatto nulla. Vabbè, 2001 Odissea nello spazio. Classico. Classicissimo, poi vediamo più. Oh, qualcuno si è spinto addirittura nei cartoni animati, Mazinga Z, quindi vabbè, sicuramente regalo, volte, vabbè, per i cartoni animati ci vorrebbe una live solo parte. Per quella Megaloman o Megaloman. Allora, l'ho trovato, dovrebbe essere il mio amico Ricky, forse Ricky Ticci era in inglese, bambino ricco, Ricci, Ricky, Rick, Robert Englund, sì. E Visitors, Platoon, vabbè, Platoon nel film. Sì, se andiamo sui cartoni animati, se andiamo sui cartoni animati, addio. Se andiamo sui cartoni animati, facciamo l'una, ma pure le due, mi sa. Sì, infatti, Magnum PI, però, Magnum PI l'hanno rifatto pochi anni fa. Inguardabile, cosa, Domenico? No, Magnum PI. Magnum PI, no, l'avete nominato prima. Rifatto la recente, no, quella di adesso è inguardabile, tranne la ragazza. Tranne la bionda che è. Merito, bravo. Ma pure quando rifanno tipo Hazard, per esempio, l'unica guardabile è Daisy. Cioè, quando rifanno il remake, quella guardabile è l'unica, la cugina. Daisy ha lanciato una moda che all'epoca poi è fatta, e adesso è tornata, quella moda lì. Sì. Cioè? Il pantaloncino, il jeans tagliato corto. Ah, ok. Sinceramente non l'ho ancora visto. C'è una moda Hazard, assolutamente. E adesso è tornato di moda perché sono tutte così. La mia figlia compresa. Quindi... Ah. Tre nipoti e un maggiordomo. Anche. Anni 76-77. A che ora, Giuseppe? No, quello no, quello non lo fanno più. Ma di solito li facevano... Credo, mi sembra di ricordare intorno alle 14 che li facevano, allora, quando andavamo Davide alla scuola. Cirillo, Davide Cirillo ha colto uno degli aspetti più importanti forse di questa live, che è grazie comunque a tutti quanti, vi state facendo ricordare, rivivere soprattutto gli anni 80, e questo era l'obiettivo, uno degli obiettivi. Esatto, cioè, almeno uno l'abbiamo centrato, meno male, almeno uno l'abbiamo centrato. Comunque il nostro Guy Brush dice che il vincitore assoluto è Spazio 1999, forse in qualche modo anni ragione. 70. Di cui, anni di cui 70. C'è anche un gioco per Commodore 64. Che lasciamo perdere. Che lasciamo perdere. Ce l'ha? Oh, come no? Ce l'ha, ce l'ha. E comunque le domeniche negli anni 80 si guardava a Drive-In. Drive-In. Sì, ma sì. Dopo la domenica sera. Solo gli scostomati. Con Umberto Smaila. Con Umberto Smaila. Vedi, uno che guardava. No, Colpo Grosso, se non potete dire che non l'avete visto nemmeno voi. Ma forse ragazzi, Colpo Grosso lo facevano. Kojak. Kojak. Orzo Way pure, anni 70. Ah, è ritornato Francesco, vediamo dove è finito. Tequila Bonetti, Beretta. C'è l'ira di Dio, insomma. Francesco ogni tanto secondo me va, si fa una birra per non farsi vedere che no, mi sono accorto un po' di ore che sei connesso alla rete dell'albergo, ti butta fuori l'hotel, sì. E quindi poi ti limitano la banda, che cos'è hotspot, il codice lo stai usando per lavoro, sì, lo stai dicendo che stai usando per lavoro. Va bene, ok, vediamo se c'è altro. Vabbè, ok, qua mi ha ucciso, qua veramente non ho parole, Guy Brush, cioè praticamente ci siamo dimenticati del film degli anni 80. Happy Days. Happy Days. Hai ragione, tutti ce lo siamo dimenticati.
Porca miseria, ragione. Ma perché cioè, gli anni 70, le repliche hanno fatto in realtà sì, anni 70, è vero. Ma a fine anni 70, inizio anni 80 non c'era ancora quello normale, diciamo, no, la replica. Sì, ma le repliche sono durate fino a tutti gli anni 80. Sì, 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 sì. Ma delle puntate americane però, noi l'abbiamo visto in ritardo, come tu succede sempre. No, le puntate americane sono fino agli anni 60, credo. 60. Forse c'ha ragione Salvo, perché pure se ci pensi bene, se guardi le macchine che ci sono nel film, sì, no? Le macchine sono la macchina di quel periodo, ma pure Ron Howard ci avrà 80 anni, mo, quindi Ricky Cunningham e Ron Howard il regista. Vediamo che dice di Happy Day, è stato registrato tra il 74 e l'84 quindi... negli Stati Uniti d'America, le serie sono 255 episodi, quindi l'84 in America noi l'abbiamo avuto più tardi, cioè ci stava che nell'80 ancora c'era Happy Day, diciamo originale. Sì. Un altro telefilm che ha lanciato la moda del giubbetto di Fonzi. Il chiodo. Esatto. Il chiodo, quindi chi di voi non ha avuto il chiodo? No, dite. No, ma diccelo tu. Dimmi che non lo hai avuto. Ho ancora nell'armadio. Davide, ormai capito, cioè ormai Emanuele è ce l'ho io. Devo avvisare mia suocera e mia moglie che quando non sto a casa si lancia gli annunci, si autoinvita come per dire chiedetemi se ce l'ho. Sì, è vero, era ambientato negli anni 60, però era stato girato negli anni 70. Infatti sto rimanendo sul fatto della data, perché le macchine erano anni 60. Sì. Allora vediamo qui. Happy Day era di fine anni 70, ambientato negli anni 80. Ok, i ragazzi del computer lo guardavate? Certo che sì. Di Happy Days, il cugino pure di Fonzi, Chucky. Poi sì, dopo qualche anno ha fatto un telefilm lui. E lui se n'è andato, sì. Si chiamava Insieme al ragazzo della famiglia Bradford, quello con i capelli ricci biondo. Facevano un telefilm assieme. Era divertentissimo. Lui faceva il babysitter, ecco, si chiama babysitter. Ah, ho capito. Sì, il ragazzetto che copiava praticamente a Fonzi, pure lui con il chiodo, sì, pettinato. Sì. Cortocircuito, beh, l'abbiamo detto. Cortocircuito, vabbè. Sì, c'è. Film beh, abbiamo detto, vabbè, l'abbiamo nominato tante volte, vabbè, film che riguardano i computer, vabbè, War Games, vabbè. Vabbè, quelli lì. Infatti c'è Natale, dice, è la serie con l'attore Trappola di Cristallo, non se l'è ricordato nessuno. Williams, come si chiama? Bruce Willis. Robocop, che hanno fatto anche i giochi. Robocop, come no? Robocop è una bellissimi giochi. Davide? No, purtroppo... Ce l'ho nei vari dischi, ma non originale. Grave. Io c'ho la cartuccia per il GS. Io del GS purtroppo non ho cartucce, cioè quelle del 64, ma ovviamente... No, Davide, abbiamo trovato qualcosa che non ha Davide. Senza questo canale cambierà nome, da MD64 diventerà GS. Ma il GS ce l'hai? Sì. No. Ce l'ha. Sì. No, Emanuele. Lui, sì, io sì. Emanuele, chi glielo chiede a fare? Salvo, fai domande scontate per Emanuele. Allora, ce l'ho, ma l'ho comprato quando ancora non era diventato il vaso di Pandora, come quelli che si vedono in questi giorni su eBay a 7.000-9.000 euro. Cose allucinanti proprio, che non so come... Ma le cartucce per lui ce l'hai, e che te ne fai? No, le cartucce non ce l'ho. C'ho tre cartucce 64, che però una sola non richiede il tasto F1, quindi non lo posso fare. Ti devo fornire un po' di giochi per GS, va? Ma no, mi volevo comprare quella scheda multigame che la metto dentro. Allora, Emanuele... Aspetta, Domenico, a proposito, faccio un attimo una parentesi. Sì. Ma la Kung Fu Flash si può mettere sul GS? Sì, ci puoi mettere anche i giochi. Ma credo di sì, alla fine un C64C. Allora, sì, perché si può usare il joystick allora ti potrebbero funzionare i giochi fatti su CRT e il menu sul Kung Fu Flash lo puoi usare col joystick, però tutti i programmi PRG non ti funzionerebbero. No, quelli CRT CRT senza poi i bottoni. Allora, i giochi che non giocano i bottoni. Dimmi. Emanuele,
mi manderà i dischetti con un System 7.1 di Mac. Salvo modificherai i giochi, il CRT, per farglieli funzionare con il GS. Toglierà praticamente tutto quello che riguarda la tastiera e ti crea anche una scheda per un joystick con 18 tasti. Anzi, ti mette tutta la tastiera sul joystick e dopodiché ti lancerà tutto da lì. Davide approfitterà del fatto che tu sarai impegnato a provare questa cartuccia di Salvo per venirti a trovare a casa con me. Ormai questo è scontatissimo, ormai la serata è andata così. Salvo stesso dice che Duballe è sempre questa qua, ma perché ci stiamo organizzando sottoterra, no? Poi vediamo chi c'è più. Devo proporre una cosa io. Guybrush il C64 senza tastiera. Infatti volevo proporre il ban a vita per Guybrush, che dice che cos'è il GS. Ti lascio il link dove ci sono tutti i giochi che ho fatto moddato. Domenico, mettilo in chat. Sì, me l'hai messo su... sulla private chat. O vuoi okay. Sul... Emanuele, rispondagli a Stefano, digli che è come l'iPhone senza la mela. Lo metto anche su Telegram. Ok, è arrivato adesso. Purtroppo il GS che ho io, mi dispiace dirlo, che mancava la mascherina quella nera. Ma il joystick suo con i due bottoni funzionanti ce l'hai? Credo di sì. Credo di sì. Mi sembra di sì. E che è fondamentale. Me lo sono stampato in 3D con la mascherina perché non potevo farti. Il problema era la serigrafia, poi con un amico abbiamo ridisegnato in 3D anche la serigrafia, quindi... Però... ma la circuiteria per il secondo bottone non la puoi fare con la stampa 3D. No, ma il secondo bottone, aspetta, no, il secondo bottone non è possibile. No, la dove sono impossibile? Con te sì, con la cosa tua sì. Ma è uscito il GS già all'epoca con i due bottoni. Ma sì? Sicuro? Sì. No, certo. Allora non ce l'ho. Allora vedi, è una cosa che non sapevo. Vedi. Ha beccato. Salvo, sei il nostro eroe. Sei il nostro ma io sono qua anche per imparare. Il tuo problema non è imparare, il tuo problema è cercare di avere di non avere qualcosa, quello diverso. Vabbè, ve lo posso dire quello che non c'ho, così se ce l'avete voi me lo date. Poi non c'è il gusto della scoperta, però. Ve lo posso dire. Bla bla dice, ma il Max Machine ce l'hai, Emanuele? Ecco appunto, lo sto per dire io, quello mi manca. Allora, ma sto in procinto di fare una maschia. Davide, facciamo entrare nell'associazione bla bla, va. Sì, perché... ha trovato un punto debole. Esatto. Mi manca quello, mi manca il 64, la nostra versione australiana. No, non devi spoilerare niente, perché sennò... Ma il VIC 1001 ce l'hai? Magari. Vedi. Lo stavo per dire, il 65 ovviamente, vabbè. Ah, il 65 ce l'ho. Ve lo esco? Ce l'hai, ma sì. Quale? Quello vero o quello di remake? Cioè, tu dici che io ho i remake. Mi ritrovo con il remake. Lo devo vedere, me lo devi far vedere. Ok, me lo devi far vedere. 65 me lo devi far vedere. Questa non la sapevo che Domenico aveva il C65. No, nemmeno io, infatti, perciò ho detto remake. Guarda, è stata una sorpresa talmente tanta che non lo sapevo manco io, figurati. Ecco. E non è rimasto di gesso, poverino. No, perché... veramente non lo sapevo, perché non mi è apparso di vederlo nei tuoi video, anche perché te l'avrei chiesto a breve se ce l'avevi. Guarda, hai inserito il dito nella piaga, perché l'avrei avuto qualche mese fa, me lo stavano portando. E poi cos'è successo? E poi questo è sparito. Questo qua mi ha detto, guarda, ho trovato... l'hanno ammazzato per un paio, no? Non so perché che è successo, ma mi aveva garantito che sapeva dove prenderselo, che me l'avrebbe portato, gliel'avrei pagato e tutto il resto, chiaramente non $40,000. E invece ma non poi, del dubbio che era un ballonaro. Te lo dico io che è successo. No, secondo me non aveva capito di cosa si trattava, o ecco. Ha capito il prezzo, o non lo so. No, ha capito il valore. Se l'è preso lui. Quello veramente, là veramente ci fai soldi. Ed era la seconda volta che mi chiappettate. Invece un altro, che è un amico, che quindi mi fido ciecamente, che mi ha fatto anche delle donazioni,
aveva invece un aggancio che forse poteva portarlo a trovare uno che quasi sicuramente lo aveva. Però c'erano troppe cose che bisognava combaciare per riuscire a farla e non è andata neanche quella roba lì. Il secondo invece ci contavo di più, perché il secondo avevamo già stabilito quasi praticamente tutto, quindi si trattava solo di aspettare il tempo che lui andasse, si trasferisse da un posto all'altro per trovare sta persona. Poi trovare un sacco tutto. Nero, mettere i contanti dentro, tutte cose strane. Tutte cosette così. Vabbè, diciamo che a me del C65, a parte il valore economico che mi interessa poco, ma il valore storico, perché è una macchina unica, sinceramente non mi interessa, non mi piace, altrimenti avrei acquistato la replica, anche se io le repliche non le amo, non le capisco. Anzi, ho avuto una discussione su una, non mi ricordo se su un forum o direttamente su YouTube, di uno degli sviluppatori, il quale ha tentato di convincermi del fatto che io mi sbagliavo a considerare un'operazione inutile questa replica del C65. Io ho dato le mie motivazioni per cui non mi piace, poi ognuno ha le sue, quindi non c'è una motivazione giusta o sbagliata. Fatto sta che insomma me la sono fatta nemica questa qua con queste considerazioni. Del resto è così, cioè io amo queste macchine per quello che abbiamo detto stasera, per quello che hanno rappresentato, per quello che ci ricordano, per quello che ci danno. Una cosa moderna che fa la stessa cosa ma non è quella e non ci puoi comunque fare nulla e non ha software, perché non ha software, anzi è proprio non ha neanche un kernel ancora definitivo e funzionante, non so proprio che caspita, che valore possa avere, cioè perché dovrei spendere 700 euro per un oggetto per me inutile, perché non mi dà un valore affettivo, non mi dà un valore emotivo di nessun genere, quindi nostalgico, di ricordo, niente. Dice vabbè, però gli sviluppatori stanno facendo, sì, apprezzo moltissimo il lavoro per il recupero, e il grande lavoro di ingegnerizzazione che c'è stato dietro, vorrei avere le capacità che hanno avuto molti a ricostruire determinate cose, però basta, finito lì, cioè non... Beh, vedi, ma c'è il piacere di creare un computer 8 bit funzionante, però fatto ora. Poi se ci sono programmatori che ci fanno programmi, allora, bene, salvo, sì, ma tu significa, io se oggi avessi tempo, disponibilità, mi piacerebbe progettare un computer 8 bit e farmelo come dico io, ma lì è un esercizio di stile, è il gusto di progettare, il gusto di veder nascere un qualcosa da un'idea, ma è una cosa personale, non è la riproduzione di qualcosa di già fatto. È diverso l'approccio, almeno dal mio punto di vista, cioè là c'è il gusto del quasi restaurare, cioè più che restaurare, ricostruire le parti mancanti di qualcosa che è morto in anticipo, ma a livello di gusto personale del programmatore, del progettista, ci sta, ma di chi deve spendere 800 euro, 700 euro per avere un oggetto pressoché inutile, spiego a chiunque a dirmi che non è inutile, dov'è il gusto? Cioè, se faccio parte del team e posso collaborare, non è nelle mie capacità e non posso fare, né per tempo né per capacità, è un discorso. Ma tu cosa te ne faresti di una macchina del genere? A quel prezzo no, niente, perché è esagerato. Fosse stato un prodotto, capisco che non può essere, perché per il lavoro fatto, per le tirature che ci sono, addirittura il drive è usato, perché non si trova più con questo tutore di drive, e c'è un vero e proprio flop drive meccanico usato, sì, perché è stato smontato ed c'è un drive proprio vecchio, anche arrugginito in alcuni casi. Allora, lì sì, il prezzo non è giustificato, ma è una cifra da pagare per poterla avere, indubbiamente. Ma che ci fa? Cioè, dici tu, ok, 150 euro ce li spendo, ho il facsimile del modello originale, ci posso far girare i giochi alla fine in un emulatore con un FPGA, ci sta. Ma 700 euro sono 700 euro, a prescindere dalla disponibilità economica, sono 700 euro che metti lì sullo scaffale e lo... Boh, allora, se fosse stato una sorta di mister che con... l'FPGA ci mette tutti i computer dell'epoca in emulazione hardware, allora ma aveva senso. Salvo, non so se ti sei aggiornato, ma una delle ultime novità che ho letto, senza andarmela a cercare, è stata proprio quella. Siccome sembra che non abbia avuto questo grande successone sperato o meritato, non lo so, adesso è possibile installare sul C65
degli altri emulatori di qualunque altra macchina tra quelle supportate finora. Quindi puoi installarci non solo il C65 ma anche altre macchine, almeno così avevo letto io mesi fa. Quindi ci hanno già pensato a questo. Ma sì, ma ci vuole qualcuno che fa il porting del, diciamo, del modello simile FPGA, ma per quel dialetto del C65. Non nascono già belli e pronti. Non è perché esiste un emulatore sul Mister FPGA, già lo puoi mettere sul C65. No, lo devi fare il porting, è chiaro, però ci sono già alcuni porting che tu puoi utilizzare sul C65, o almeno così mi era sembrato cioè mi sembra di ricordarmi, che sicuramente ho letto. Però a questo punto perché non mi compro un emulatore FPGA, che può essere un Mister o qualunque altro, e uso quello? Mi costa un più quarto, standard, diciamo. Standard, mi ci metto una tastiera PC, supporto USB, un bel mouse e vai, cioè dov'è la differenza? Beh, comunque diverso invece il progetto di Mister 8-bit, come si chiama, 8-bit Guy, esatto. Commander X16, quella l'ha progettata da zero. Esatto, quello è un progetto con l'obiettivo di essere anche economica, poi alla fine non è economica. Vabbè, non può essere economica. Però lì c'è il gusto di progettare una cosa nuova. Se uno ha la capacità di costruirsi un kernel, quindi un sistema operativo, ma anche cioè ti fa un computer su misura. Cioè, quanti di noi all'epoca desideravamo poter avere le capacità di farci il computer dei nostri sogni, con quella grafica, con quel suono, con quella memoria, con quelle interfacce IO? Oggi potrebbe essere possibile. Ritorniamo al discorso dell'informatica a misura d'uomo. Con un Mister, se sei un bravo programmatore e un discreto elettronico, puoi costruire il tuo computer, te lo fai come caspita vuoi tu. Lì ha senso, ma ha senso per un discorso di valore personale. Poi se io lo vendo, magari un altro non mi dà un centesimo, dice cazzo me devo fare. Anzi, cazzo bene, che è più generico. E io vedo il C65 come un cazzo bene. Oppure come quelli lì che comprano gli orologi da 30.000 euro a salire, però falsissimi, da 100 euro per far vedere che c'ha l'orologione. Non mi interessa, cioè non mi interessa avere il C65 esposto lì se non è un C65. Sì. Va bene. Vi ho ucciso tutti in silenzio. No, adesso concordo con te e ti dico anche di più. Io sai che cosa non riesco a capire neanche? Io molti video anche sul tuo canale. Chi ha tipo un'Amiga 1200 con milioni e milioni di espansioni e AGA, non AGA... Cioè, non riesco a capire il senso logico della cosa, cioè, perché comunque c'hai un computer di 30 anni con X mila euro di cosa? Cioè, la cosa bella del Commodore... Gli acceleratori, i modelli. Esatto, la cosa bella del Commodore è che è vecchio, cioè non è... non puoi pretendere da un'Amiga o da qualsiasi computer di 40 anni che debba fare le cose che non le farà mai, perché un qualsiasi Pentium MMX farà sicuramente meglio. Sì. Che senso ha? Allora, te lo spiego io. Senso. Davide, mi sono fatto la stessa domanda, ti do una mezza risposta, una mezza. Capisco quello che dici e concordo al 100%, però può essere che se io per esempio ho due macchine, una la voglio originale esattamente così com'è per il gusto di avere la macchina originale, un'altra voglio provare quando ho disponibilità, tempo e voglia di farlo, a spingere quella macchina all'estrema possibilità, giusto per dire ho la macchina che avrei voluto che fosse negli altri anni, negli anni 80, 90, quello che furono. E quindi c'è gente che fa questo lavoro così, che la personalizza, la butta in un case da PC per potergli mettere adattatori, schede, eccetera, eccetera. È un'altra cosa, è un altro gusto, è un altro modo di divertirsi. Poi alla fine ci divertiamo con questa roba qua. Non ha il valore storico, non ha un valore, diciamo, di collezionismo, ma un valore di smanettamento su una macchina che è molto diversa da quella di oggi. Dire quale è migliore uno o l'altra è sempre impossibile perché è soggettivo, ma più o meno potrebbe avere un senso. Non ha un senso prendere tutta una tecnologia nuova
e a meno che non lo fai per mantenere un prodotto che altrimenti scomparirebbe, se fra 200 anni il Commodore 64 non esiste più, beh, meglio avere un emulatore hardware come un FPGA che emula il 64, almeno c'hai qualcosa, che non niente. Però oggi che ancora c'è molta disponibilità, io non capisco un'altra cosa, no? Qua sotto ci ho buttata e qua chiudiamo, abbiamo fatto mezz'ora e mezza. Mi hanno restituito, mi hanno inviato, perché non le vogliono più, perché non gli hanno funzionato, le repliche del Commodore 64, ma non la replica, il PCB del Commodore 64, alle quali devi mettere i chip moderni, cioè i chip vecchi. Dico, ma cazzo, c'è l'unica cosa che se tu non lo sputtani non si brucia in un computer come un Commodore 64 e il PCB, ti si può bruciare qualunque cosa. Che minchia di senso è comprarmi un Commodore 64 originale, spogliarlo di tutti i circuiti integrati, di saldarli tutti, per rimontarli su un PCB nuovo? Perché è figo, allora, cioè questa è una cosa che non capisco. Non essendo finando che non capita quello che è capitato a te, di rimettere in su una 4000. Ma sì, ma perché là è rotto il PCB e esatto. Il PCB. Quello è una sostituzione, una riparazione. No, che tra l'altro avresti fatto avendo disponibilità con una PCB originale, ma non l'avevi. Esatto, se io avessi avuto una PCB originale della 4000 avrei usato quella. Non c'è, fortunatamente c'è quella replica e ora mi godo il 4000 perché ho trovato un PCB. Alla fine la macchina è quella, il PCB è moderno, d'accordo, ma PCB non è che... Ma quello dovrebbe essere il senso. Di vetronite con quattro piste. Però andare a sputtanare un computer perfettamente funzionante col PCB originale, spogliarlo di tutto e rimetterlo lì spendendo l'ira di Dio, perché hai speso 40 euro per il PCB, 30 euro per le spedizioni, il lavoro di due giorni per fare la dissaldatura e risaldatura con l'auto e pulizia, che minchia ha ottenuto di... E poi te lo metti nel plexiglass, nel case trasparente, non lo quello so, si chiama dalle nostre parti spacinnamento totale. Sì, è svegliata giusto, non... perché con lo spaccinamento il cuore gli è praticamente saltato dal petto. In effetti non ha senso. Io ho fatto rifare la scheda del Classic, del Macintosh Classic, ma non mi bannate perché ho detto perché meglio. Era spontanato dalla Varta, immagino. Perché era spontanato dalla Varta e tutte quelle che trovavo erano comunque spontanate dalla Varta. Trovarne una funzionante era dentro un computer, dovevo ricomprare un computer da capo a piedi. L'ho fatta rifare, me l'hanno mandata addirittura completamente zoccolata, quindi sì, perfetto. Sì, ma così ha senso. Siamo nell'ordine della riparazione, non è più uno sputtanamento, è semplicemente un modo per ripristinare una macchina. Così io credo che abbia senso. Il discorso che facevo io è che mo vedo anche su internet, cioè espansioni per Amiga, per recenti, non dell'epoca, parliamo di cose nuove, a un prezzi pazzeschi, ma cioè perché? Io quello mi chiedo, perché? Quello non riuscivo a capire. Tu mi hai dato una spiegazione, Domenico, plausibile, che non condivido, perché non condivido. Sì, chiaramente. Sono del parere, come dicevi tu, prendo un Raspberry, ci metto il RetroPie di Salvo, che con le modifiche che fa Salvo, e faccio quello che fanno gli altri con l'Amiga 1200, l'Amiga, addirittura anche con le PlayStation. Quasi, sai qual è la differenza? Con Raspberry tu hai una macchina emulata al 100%, finisce lì. Su una macchina invece tutta aggiornata con roba moderna hai una vera macchina. Qual è la differenza? Che sulla vera macchina, a meno che non hai poi un'espansione con FPGA, hai tutte le porte IO della macchina vera. Quindi se tu vuoi mettere, che so, un gelo sulla tua macchina lo puoi mettere, sul Raspberry non lo metti. Se tu vuoi mettere un modem per l'Amiga 1200 su seriale lo metti, sul Raspberry non lo so se c'è una cosa del genere. E via discorrendo, quindi se vuoi mettere un hard disk scarsi sul bus Zorro lì lo puoi mettere, sul Raspberry non lo puoi mettere, quindi siamo borderline, siamo con la macchina originale ma espansa moderna. Ti faccio un esempio, io ho un'Amiga 1200, è completamente originale, perfettamente integra, però quando sono dovuto andare a cambiare scheda, cioè aggiungere una memoria, non sono andato a comprarmi una 1230 che mi costa 400 euro, che mi dà praticamente 4 MB di RAM. Mi sono comprato un H1211 modernissima con delle RAM da 3,3 volt, basso voltaggio, basse correnti, basso tutto, che so che si brucerà la mia Amiga 1200 fra 1000 anni e quella ancora sarà buona perché lavora al 10% della sua potenza, che mi dà 11 mega e l'ho pagato 80 euro, cacchio. Cioè voglio dire, adesso ci posso usare il HD Load, quindi ci ho installato tutto il parco software Amiga,
Ma in questo caso è poter utilizzare un software già esistente per l'Amiga che necessitava una espansione che già esisteva all'epoca. Che esisteva all'epoca. Quello che dice Davide è perché spesso e volentieri per il piacere di far girare giochi, soprattutto giochi e programmi che all'epoca non c'erano e adesso ci sono, ma non sono troppo pesanti per la macchina e quindi bisogna caricarla di cose moderne, vedi Doom, queste cose. Sì, sì, c'erano per Amiga. Il problema era che avevi o un Amiga NG oppure dovevi avere acceleratori grafici da paura, o un Amiga Power PC, e cose che una volta te le sognavi perché costavano decine di migliaia d'euro. Oggi magari riesci ad ottenerlo con una roba moderna in meno prezzo. Un'ultima considerazione: l'Amiga 4000 riparata, bellissimo, eccetera, eccetera. Per averla come l'avevo io mi manca la Picasso 4. Sono andato a vedere la Picasso 4, 700-800, si è boxata anche di più. Cioè non ci vado a spendere 800 euro per una scheda video che mi fa una risoluzione VGA di un T86. Esiste una scheda, per esempio, si chiama VK9000, moderna, che si inserisce su base Zorro 3, ti aggiunge una risoluzione Full HD, hai 30 fotogrammi al secondo, c'hai una interfaccia come si chiama Ethernet, quindi per poterla collegare ad un modem eventualmente, c'hai un'interfaccia USB per l'aggiornamento del firmware, c'hai un'interfaccia CF card per poterla vedere come un hard disk. Non sto snaturando l'Amiga 4000, quella rimane tale, è una scheda in più che all'epoca non c'era, oggi c'è e mi permette con 300 e dispari euro di avere qualcosa che del mercato antico vecchio, diciamo, non neanche ti avvicini, cioè, manco la scatola e il box vacante mi danno quelle cifre lì. Se poi sei un collezionista puro, allora queste cose assolutamente no, sono da brividi. Cioè un collezionista puro non può andare a mettere una scheda del genere, ma io non sono un collezionista, a me piace recuperare le macchine, portarle a nuova vita, dare una seconda possibilità a queste macchine che secondo me meritano questa roba qua e utilizzarlo ogni tanto. Però questo significa non dover andare a spendere uno sproposito perché abbiamo deciso noi che un Commodore 64 deve costare 1200 euro. Se a me mi dessero un componente del Commodore 64 che non è originale ma lo pago 10 euro e funziona uguale identico, va bene quello. Vedi PLA e tu ne sai qualcosa salvo, vedi il SID, eccetera, eccetera. Perché devo spendere 200 euro di componenti per riparare una macchina che tutta quanta intera funzionante la pago 100? Siamo entrati nell'assurdo. Cioè un Commodore 64, 100 euro lo compro. Se incomincio a comprare PLA, VIC2, ho già superato l'importo. E il resto della macchina? Che senso ha? Sì, tutto sì. Lì. No, ma io dice, però come dici tu, tipo... per esempio l'ultimo video che ho visto che la Compact Flash a sostituzione di un hard disk ci sta, perché comunque per la funzionalità della macchina ci sta, ma io mi riferivo non so come spiegarti all'esaltazione della macchina, cioè proprio cioè dimostrare che un'Amiga 1200 abbia la stessa performance di un PC da gaming di oggi. No. Cioè, capito che è impossibile. È impossibile. Davide, te l'ho detto, l'unica giustificazione è una specie di esercizio di stile, cioè la voglia di spingere quella macchina originale al suo limite massimo. Quella è l'unica cosa. Ti dico, sull'Amiga 500, alcuni giochi tipo Ghost and Goblin con la RAM da 512 non ci gira, e quindi a questo ho preso la RAM che dici tu a 16 euro per giocare a Ghost and Goblin, ma ha un senso, cioè. Pratico. Alla fine la macchina è quella, cioè voglio dire che le RAM sono state prodotte oggi o sono state prodotte 30 anni fa, tolto il discorso collezionistico, non ti cambia nulla, la macchina è rimasta quella là, è solo una nuova produzione. La RAM la togli, esatto, non c'è. Ma c'è anche da considerare una cosa: i giochi all'epoca erano fatti per quella macchina. Oggi abbiamo macchine superiori, tipo il mio PC da gaming, è decisamente superiore a un'Amiga di 30 anni fa. Quindi oggi i giochi vengono fatti per macchine molto più potenti che hanno bisogno di una scheda grafica eccezionale, tutto quello che si vuole.
Ma anche un Raspberry 4 è molto più potente di un'Amiga di 30 anni fa. Sì. Compresso scheda grafica RTG e tutto il resto. Ma pure come porte io, perché il Raspberry c'ha le porte io sue dedicate che ci fai tutto. Sì, assolutamente sì. Beh, però... Nasce proprio per fare questo, il Raspberry. Inventarti programmi per connetterti con cose esterne. Ma quando si comprano i giochi c'è scritto requisiti minimi, non so. No, vabbè, solo per PC, però, Giuseppe. No, ma anche per Amiga non me lo ricordo mai io. No, vabbè, Amiga, cioè non è che poteva requisitare l'Amiga. Al massimo c'era scritto necessità 2 mega. Ho il 2 mega o il kickstart compatibile, mi sa. Esatto. Sì. Oppure dovevi avere CS o GS, AGA, basta. Se no poi con Raspberry vi fate questo. Aspetta, mostralo meglio. Ok, perfetto, così va proprio bene. Oh, è rimasto lì per te, ritorno. Cos'è un Game Boy, l'esterno di un Game Boy? Sì, l'estetica di un Game Boy, il case, però ci ho infilato dentro un P4 con Emulation Station, RetroPie. Ma purtroppo non si vede sul display, aspetta. No, si legge Emulation Station. Con il suo LCD. No, spegni la luce, si vede. Ci ho messo un LCD da 5 pollici, ho fatto i due pulsanti qui, dove togliere i numeri presi da un joystick di una PlayStation, ho fatto altri due buchi per aggiungere due. Comunque il super esperto di modding dell'Amiga non c'è, questo è un bel, me lo sono portato in vacanza quest'estate, mio figlio se l'è portato, cioè mio figlio c'ha la Switch, pensate, ha detto papà ci portiamo il Game Boy. È più divertente il Game Boy che la Switch. Però scusa, io sono malato di gioco, no? Che cos'è quello? Vabbè, allora vogliamo giocare, se vogliamo giocare, cioè io pure il display interno gli ho messo. Vabbè, allora se vogliamo giocare giochiamo, dì. Va bene la postazione di guida. Allora, facciamo così, 1 e 2, via. No. Non ci spingiamo così tanto lontano. No, le recuperiamo almeno per i saluti, dai. Sì, abbiamo fatto l'una, cacchio, dovevamo fare mezz'ora a testa, un'ora e mezza massimo di live. Mi prendono per il bugiardone di turno, ok? Quindi li riabilitiamo. È insuperabile, Emanuele c'ha tutto più di tutti. Tranne quella cosa. Tranne quelle cose. 1001, mo me lo devo scrivere, 1001. Aspetta, qual era l'altro? La serie 264? Il 516. Max Machine. Il joystick originale per GS, 2, 6, con 2, i 6, giochi 4. Del GS. 264 c'è il 116, plus 4, poi c'è un 82, no, quello non è il 264. Poi c'è l'8296, l'8296D. Ce n'ho un po' di roba. Va bene, ragazzi, allora... Noi lasciamo Emanuele che elenga tutte le sue cose e noi andiamo a letto. Sì. Domani mattina lo ritroviamo lì che sta facendo la conta. Siamo giustamente... Però incredibile, ragazzi. Metto la branda, dormo qua stanotte. Ce l'ho. Questo. Come le figurine, questo ce l'ho, questo ce l'ho, questo non ce l'ho. Vabbè, ma Francesco, allora lo fai apposta. Cioè, ce l'ho due di quelli. Questo non si rompe. Davide. Quello si rompe il tastino, te lo dico io, ce l'ho io uno col tastino rotto. Ecco. Io non ce l'ho. Allora, salutiamo tutti i 45 eroi che sono ancora qui online, non so. Sì, 46. Sì, poveretti. Sì, cacchio, sono l'una di notte. Vediamo qua, quindi salutiamo tutti quanti, dai, in officina con Grisù Gino, sì, Diego, Calu, Celentale, Pasquale, dille tutte e 46, è un bordello della miseria. Quindi buonanotte a tutti quanti, se non l'avevi piaciuta sicuramente questo qua è solo il primo appuntamento, quasi sicuramente se ce n'è la possibilità, nel senso che se ci sono utenti disponibili, è un appuntamento che cercheremo di renderlo quasi un appuntamento fisso come i video della domenica, saranno anziché stavolta di giovedì, forse mercoledì,
Tutti quelli che sono stati con noi oggi, chi vorrà è sempre a porta aperta, quindi possiamo approfondire le cose che non c'è stato tempo oggi, magari la organizziamo un pochino meglio per ottimizzare i tempi. Dei supporti, quello che è cambiato nel... Sì, perché dovevamo parlare anni. Di molte altre robe, però il tempo vola. Secondo me, Domenico, dovresti fare un live con solo quelle persone fino alla fine e poi gli altri un'altra volta ancora. Sì, sì, indubbiamente sì. Del resto, se adesso diventa un appuntamento fisso, come già avevo anticipato qualche tempo fa sul gruppo Telegram, diciamo che questo è stato il primo e sperimentale, se vogliamo. Quindi, in quanto primo, non essendoci un potenziale secondo per il momento, non potevo far rimanere gli altri con la, dicendo la prossima volta, perché non sapevo se c'era una prossima volta. Valutiamo un pochino di cosette in genere, dopodiché possiamo creare un appuntamento fisso con l'alternanza dei vari utenti. Chi vuole entra, l'importante è prenotarsi in tempo e nient'altro. Se l'appuntamento vi è piaciuto, a chi non a voi che avete partecipato, ma a quelli che ci hanno seguito, un bel commento sotto nel video, anche se lo vedete, soprattutto per chi lo vede, diciamo, non in live. Fatemi sapere se è una cosa che vi può far piacere e quindi poi ci regoliamo di conseguenza. Buonanotte a tutti, grazie soprattutto a tutti i partecipanti. Ciao, grazie Davide, Emanuele, Salvo, Giuseppe, Francesco e anche quello. Prossima volta parliamo di questi, eccolo. Bravo, prossima volta parliamo di quelli che io ci tenevo, i supporti magnetici. Qui c'è tutto un discorso che però lui vorrebbe tentarmi di far fare fino alle 3 di notte. Saluto tutti, saluto anche Luca che mi sta ascoltando, mi ha scritto adesso. Luca è un altro conoscente collezionista, un altro da saluto visitare, a tutti, per... grazie. No, è una persona che ho conosciuto a Bologna al Nerd Show quest'anno e siamo rimasti molto in contatto, gli ho dato una mano anche a riparare un monitor, quindi guarda Emanuele, chiudo così, troverai tanti amici che ti aiuteranno sicuramente, comprati un mio Davide, tu sai per cosa. Ma aiuteranno ad alleggerirsi. Bravissimo. Dobbiamo fare lo spazio per i cabinati lì, per non so che si vuole prendere. Solo per la manutenzione. Buonanotte, raga. Buonanotte, grazie. Ciao. Grazie a voi.